Ariechice, buonasera. Buonasera. Buonasera, è passato del tempo. È passato del tempo. Un po' neanche così tanto. No, dicevo che sono un po' stranito qualcuno... perché... Dimmi. Stavamo parlando con calma dei cazzi nostri, Adriano ci dice, vabbè, noi adesso siamo qui per fare questa cosa di opinioni pericolose. Io non sapevo. Ti hai riscordato, vero? Anche perché un po' che tu non ci sei, che non ci sei tu. No, non è un po'? Sì. Attenzione, quindi grande ritorno. Qualcuno ha fatto una storia su Instagram di Slindoggi. Ecco, allora, mentre Giovanni fa la storia al volo... Buonasera a tutti, mentre Giovanni fa la storia su Instagram di Slindoggi, che vi ricordo di seguire perché comunque tramite Instagram venite costantemente aggiornati su tutto. Ciao Dibina, ciao Elieli, ciao Marvel, ciao a tutti voi che... Vi state continuando ad abbonare. Vi ricordo che essere abbonati a questo canale da subito vi dà il diritto di entrare nel canale Telegram. Dopo 3 mesi consecutivi anche potete entrare rimanendo abbonati nel gruppo Telegram. Trovate tutti i link dei bot qui sotto al canale, nella pagina. Ma soprattutto sapete che in questo periodo c'è in corso il crowdfunding per il progetto che è questo progetto che abbiamo lanciato a fine agosto dello Short Movie Live, cioè la realizzazione di questo cortometraggio che vi ha visto già protagonisti nella ideazione del soggetto originale e che appunto vi vedrà ancora protagonisti perché ad esempio ci sono già delle persone che hanno donato e potranno essere sul set. C'è Francesco da Torino, Frank De Never, che ha donato, che ha preso il reward Mamma guarda sono un produttore da 1.000 euro. E che tra l'altro Pietro da Venezia. No, mi ci sono sentito con Frank perché ci procurerà alcuni, ci presterà alcuni oggetti props di scena che metteremo nel corto. Hai capito? E poi invece Pietro da Venezia, che lui stesso ha detto: io voglio donare, ma voglio anche essere sul set, quindi lui verrà attivamente anche a far parte del set. Abbiamo capito che lui gli piace un po' il lato di ripresa, quindi sarà nel reparto di fotografia. Quindi mi raccomando, se voi scrivete, trovate, vedi, eccolo lì, link in chat dello Short Movie Live, aprite la pagina con tutti i reward, ve li guardate, ve li scegliete e donate per questo progetto. Purtroppo, per fortuna, sono finiti, la settimana scorsa sono finiti i posti per l'anteprima di Milano del cortometraggio che faremo a gennaio. Questa sera, proprio prima di iniziare la live, con un'ultima donazione che dopo vediamo, Giovanni ce l'ha scritta davanti, li chiediamo a lui, sono finiti anche i posti su Roma. Quindi grazie a tutti voi che avete preso il biglietto e che quindi vi siete accaparrati il biglietto per la prima. Gli ultimi stiamo valutando. Donato, stiamo la di già? Ma così lo dico, butto lì, dai, magari è vero. Valutando non si riesce, ci fa la valutazione. Vai. Stiamo valutando, visto che il vostro responso è stato così affettuoso, la possibilità magari di fare una doppia serata a Roma. Vediamo, perché ci siamo proviamo. Ancora a fine ottobre. Ci proviamo. Giovanni, chi è che ha donato? Esatto. Allora, Elena 1 ha appena donato 40 minuti fa 100 euro. Dice: dai, Egani, non vediamo l'ora di poter assistere al corto. Ci vediamo a Roma. Elena e Giorgia. E poi Lidia, 50 euro. Con questa donazione riscatti reward. Ci vediamo al cinema di Roma. Buona fortuna. E 12 ore fa Angela V ha donato 100 sbleuri dicendo: dai cane, sto in mega fissa. Queste ultime donazioni hanno riempito la sala cinematografica la sala di Roma. Grazie, in un momento ragazzi, in cui comunque andare al cinema, i film fanno fatica a riempire le sale, noi neanche noi l'abbiamo fatto, già la sala è piena. E quindi, hai capito? Come si fa? Che figata. E quindi sì, quindi ora ci ragioniamo. Quindi la Marvel ci contatterà a presto, Mauro, preparati. Sì. Ecco. Assolutamente. Come facciamo marketing noi, la Disney se lo sogna. Esatto. Quindi mi raccomando, tu, per concludere questa introduzione, vi ricordo, non so se è già uscito Giovanni da qualche parte il loghetto, appare ogni tanto sopra il logo Adriano, di Nord appare. c'è già, sì, no, adesso è sparito, però di solito c'è di NordVPN. Se vedete in chat c'è anche il canale esclamativo NordVPN. Giacomo è riuscito a sbagliare anche NordPVN, ha scritto in chat, incredibile Giacomo, incredibile. E qual è la figata di questa collaborazione con NordVPN? Che allora appunto loro sono diventati i nostri partner su tutte le live qui su Twitch fino a fine anno.
Poi fra un attimo vi spieghiamo, per chi ancora non lo sapesse, che cos'è NordVPN. Ma la cosa figa qual è? Che loro non sono solo partner di Slim Dogs, ma hanno sposato anche questo progetto dello short movie. Infatti, se voi cliccate sul link che adesso appare in chat, eccolo lì, nordvpn.com/slimdogsfilm, e comprate l'abbonamento biennale, non solo avrete il 73% di sconto, cioè ovviamente è regalato, 73%, cioè costava 10, lo paghi 2,50 euro. Pazzesco. Sì, no, è pazzesco. Assurdo. Ma una parte di quello che voi pagate va come donazione allo short movie, quindi praticamente voi prendete due piccioni con una fava, cioè avete 2 anni di NordVPN e in più con lo stesso importo contribuite anche allo short movie live. Quindi se vi interessa, Giovanni, che cos'è NordVPN? Ma posso fare, scusatemi, posso dirlo io, perché ho da fare anche un... Sì. Allora, NordVPN è una virtual private network, cioè un servizio che vi permette di camuffare la provenienza della vostra navigazione. Potete utilizzarlo per motivi di sicurezza o per motivi ludici, nel senso che ci sono alcuni servizi come quelli di streaming che offrono cataloghi diversi a seconda del paese in cui vi trovate. Quindi con NordVPN quello che potete fare è fare in modo che il sito percepisca la vostra provenienza come non dall'Italia ma da un altro stato e accedere al catalogo di quel posto. Ora, io devo dire una cosa su NordVPN: hanno un servizio clienti incredibile, perché io ce l'ho e avevo un sacco di problemi a settarlo sulla mia Fire Stick e avevo trovato su internet che era un problema di software, di compatibilità. Gli ho mandato una mail, loro mi hanno mandato una mail con con le istruzioni passo per passo su come settare la rete precisa del mio Fire Stick. E ha funzionato, ma tipo proprio una roba che non trovavo su internet, cioè che la sapevano solo quindi loro. Quindi mi raccomando, ora sapete tutto, se comprate l'abbonamento biennale super scontato, partecipate anche alle donazioni con una piccola parte allo Short Movie Live. Ma adesso veniamo a noi, ragazzi, io direi che è il momento di venire a noi. Grazie intanto a Eli 83 e Giulia Di Mauro che vi siete abbonati per il sesto mese entrambi. Veniamo a noi, ma detto con meno enfasi, e quindi è il momento di Opinioni Pericolose. Questa sera Opinioni Pericolose si parla di grandi temi. Si tinge di rosso. È sempre stato live, rosso, adesso... Gianni. No, però si tinge di rosso. Sì, ma si tinge di rosso per altri motivi. Okay. E adesso scopriremo perché. Quindi io direi di far entrare, ragazzi, il primo utente, che uno di voi che ci ha mandato le opinioni, scrivendo a opinionipericolose@gmail.com. Aspettiamo che Giacomo lo fa entrare. Scrivete a questa mail, opinionipericolose@gmail.com, mettete la vostra opinione, un paio di righe per spiegarla, 2 o 3 righe, e poi se la cosa è interessante il buon Gianni vi ricontatterà. Sì. Quindi nel frattempo, mentre aspettiamo l'utente, ricordiamo velocemente, degli abbonamenti l'abbiamo detto. Vi voglio ricordare che venerdì questo, dopodomani, su YouTube uscirà una roba che voi proprio vi dite porca quella miseria. Roba. Cioè esce come cazzo hanno fatto. Sono così curioso di vedere Mauro con gli occhi a cuoricino che proprio perché esce il come cazzo hanno fatto a tema Freaks Out con ospite sul set nostro Mainetti. Non ho detto il nome perché stavo paura di sbagliare. Gabriele Mainetti. Ho avuto un dubbio. Gabriele Mainetti è stato nostro ospite. Fra l'altro, ragazzi, la cosa bella del come cazzo hanno fatto con Mainetti, intanto Paolo, l'utente, è arrivato, adesso lo facciamo entrare, è che non ci ha solo raccontato come sono state fatte determinate cose. Grazie Thomas Baracco. Ma ci ha raccontato degli aneddoti che di solito nei backstage non vanno a finire, quindi quello che abbiamo noi su certe cose, diciamo che difficilmente saranno, le troverete altrove, quindi per questo è interessante. Guarda, ho realizzato il mio sogno, ovvero quello di, come dire, contribuire al mondo del come cazzo hanno fattesimo, nel senso, normalmente uno, cioè io sono quello che si informa da informazioni che ci sono normalmente online e le
poi comunica a voi. Invece in questo caso abbiamo creato delle informazioni nuove che non esistevano. Esatto, delle cose che da nessuna parte potrebbero uscire fuori. Cioè praticamente queste cose, la gente, la prima sorgente di queste informazioni sarà questo episodio di come cazzo hanno fatto, incredibile. Beh, sì, e forse anche l'unica. Comunque è arrivato Paolo. No, l'unica no, perché poi tutti prenderanno, riprenderanno, però intanto è arrivato l'originale. Paolo, facciamo entrare Paolo. Ciao Paolo. Salve, buonasera. Paolo. Ma hai una Paolo. In questa veste canora. Paolo, Adriano Santucci è impazzito, ma tu non ti preoccupare di questa cosa. Sì. Più che altro ti vediamo alto. Sei in 2.35. Ti vediamo alto e stretto. Non so come aggiustarlo. Ti vediamo squizzato. Ma forse lui è proprio così, ragazzi. Forse così. Sì, forse lo stiamo offendendo mortalmente. Lui in realtà è schiacciato e vive in una casa schiacciata. È proprio così. Ciao Paolo, di dove... di vita. Da dove lo sperimenti questo stile di vita? Da dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Di dove era? Perché si è appena bloccato. Ah no, allora, eccolo. Sutri, un paesino... Ah! Ecco. Basso Lazio, dov'è? Sì. Sì? Sì. So, sì, in realtà è in provincia di Viterbo, abbastanza vicino a Roma. No. Viterbo, allora non è Basso Lazio, è Alto Lazio, non ci ho capito un cazzo. È Alto Lazio, C'è un po' di lag con Paolo, non so Giovanni che cosa l'unica possiamo cosa che a possiamo fare. Provare a fare, Paolo, se non ti dispiace, è chiudi il browser e rientra. E rientra. Vediamo se prova si a uscire e rientrare, come si suol va dire. Bene, lo faccio subito. Grazie Paolo. Vai. Allora, giusto perché per vedere di migliorare l'esperienza della live. Esatto. E, nel frattempo voglio aspetta. Già, no, stavo leggendo Giulia Di Mauro, dice mi sono appena abbonata per 6 mesi e purtroppo non mi fa aprire il link. Vabbè, grazie Giulia che tutto insieme 6 mesi ha fatto lei, ammazza. Frank Franever, Paolo ha una webcam in anamorfico, potremmo girare il corto con la sua webcam, Mauro, bello, che dici? Vediamo, se Palme è d'accordo, me lo bene. Beh sì, dai, girare un corto in webcam potrebbe essere interessante. Tra l'altro, non so se abbiamo già approfondito, no, forse lo faremo nella live, perché da novembre, dovete sapere che per lo Short Movie Live partiranno le live speciali, quindi mercoledì prossimo ci sarà la live di sceneggiatura, dove avremo Renzoni, Mauro, Marco, che parleranno di come siamo passati dalla logline al trattamento, eccetera, eccetera. Poi ci sarà la live di preproduzione e lì secondo me approfondiremo qualcosa anche sulla troupe, perché non l'abbiamo detto, Mauro, ma tipo, noi non so se abbiamo mai detto... che Gianluca Palma, che sarà il DOP, è, per dirne una, ad esempio, stato il DOP di tutti i videoclip di Liberato. Per e dei due film del regista di Liberato, ovvero Francesco Lettieri, che ha fatto Ultras e Lovely Boy, che è appena uscito su e Sky. E lui è stato il DOP su questi due film mica da poco. Quindi, insomma, ragazzi, c'è una... Attenzione, perché la webcam Paolo, di Paolo... Okay. Paolo è tornato e abbiamo la webcam che funziona. Paolo! E allora, non... gira più il corto la webcam. No. Niente. Paolo, ci senti? Ecco, adesso si è sistemata la web. Sì. Ci sei, Paolo? In teoria sì. Voi mi sentite? Sì, dobbiamo capire. C'è un lag, probabilmente sei leggermente in ritardo, ma questo... Proviamo. Paolo, quanto fa 3 più 3? Cioè, te sta vista? 26. Vabbè, dai, 26. Ce la possiamo, vabbè. Ce la possiamo. C'è del lag, ma manca qualcos'altro. Non c'è lag, ma manca l'istruzione. Esatto. Posso dire che ho apprezzato la serietà con la quale l'ha detto. Paolo, che fai nella vita? Banda. Nella vita? A parte usare Internet Explorer come browser, che ormai è dismesso dalla stessa Microsoft anche. Sì, nella vita io mi piace innanzitutto vivere in maniera stretta. Okay. Mi piace... usare browser antichi sì. E oltre questo, visto come avete potuto notare, io studio e faccio studio alla Sapienza. È una battuta. Ammazza, è un pezzo comico. Ingegneria delle telecomunicazioni. Ah, oh, mazza, la stessa cosa che ho fatto io, ma non si chiama più così però finito. Adesso. Io guarda, guarda che fine ho fatto, quindi Paolo preparati. E, quando ho finito io era diventata, io ho iniziato che si chiamava telecomunicazioni, poi era diventata delle comunicazioni, hanno tolto tele. Sì, si chiama delle comunicazioni, però siccome non voglio che si confonda bravo con scienze delle comunicazioni. Esattamente.
È la stessa cosa che successe all'epoca pure a noi, che ci vergognavamo a un certo punto di dire che facevamo ingegneria delle comunicazioni, perché sembravamo dei falliti. Invece, Giovanni, cosa volevi dire? Che mi devo ricordare comunicazione, no? Scienze, ingegneria. Intanto stasera sarà impossibile far stare zitto Mauro Zingarelli. Però a parte questo, mi devo ricordare come si chiama l'attore a cui somiglia Paolo. Io vi dico chi è. Lui somiglia tantissimo, Paolo, non so io se già te l'hanno detto. Io lo so. All'attore che è il primo film di merda che mi viene in mente. In Civil War faceva lo stronzone cattivone che... Daniel Brühl. Gli somiglia tantissimo, Paolo. C'è stato un attimo che ho detto, madonna, c'ho Daniel Brühl. A te chi ti hanno detto? Solitamente mi dicono Tobey Maguire. Ciao Paolo, grazie. No, Paolo, tu sei lui. Tu sei lui, Paolo. Daniel Brühl. Sì, quando sorridi c'hai quel sorriso là. Gli somigli tantissimo. Ma andiamo avanti comunque, scusate la cacata. Ok, quindi ingegnere delle telecomunicazioni, va bene, è molto interessante. Internet Explorer User. Allora, Paolo, se sei qui, tu è perché hai mandato un'opinione pericolosa, e quindi è proprio il momento di raccontarci qual è la tua opinione pericolosa che hai scritto alla mail di prima. Quindi te ne assumi le responsabilità. Sì, esatto. Qual è? Sì, allora, l'opinione che porto stasera è La casa di carta è una serie sottovalutata. Allora, siamo passati dal sopravvalutato al sottovalutato. Tu dici sottovalutata perché comunque, nonostante abbia avuto il successo che ha avuto, viene considerata poi dalla maggior parte un po' della critica, ma pure del pubblico che l'ha vista alla fine, dice che è una merda. No, diciamo molto anche del pubblico. Sì, esatto, perché l'hanno vista tutti, però poi parli e fa tutto, dicono, tutti hanno detto che fa schifo. Invece tu sei qui per dire non avete capito niente, non è vero che fa schifo, ho capito io. Anzi. Io parte di un club con due soli membri, ovvero lui e Benedetta. No, Benedetta tre. C'è anche il regista che l'ha girato. Non lo so, Neanche il regista, dici. Vabbè, allora. La grande. Ma Gianni, che cosa c'hai là dietro adesso? Mi sto rendendo conto. Hai messo la laurea girata verso la webcam incoraggiata. Ma da sempre. Adesso me ne sono accorto, Adriano, io di così quella cornice. Da sempre. Forse 5 mesi. Sono mesi che lo pigliavo per culo per questa roba. Marco diceva, no zii, devi decorare un po' con la stanza. Mettici la laurea. Ma la maglietta con la sua faccia. Cioè, ragazzi. Grazie Simone Vignoni che ha fatto queste caricature pazzesche. Autoreferenziale a stecca. Allora, no, Gianni, ma ha sbagliato Vignoni, ci ha messo i capelli. Esatto, per capelli, punizione, per punizione tu sarai in difesa, Gianni, stasera. Pure in difesa, voglio proprio che sfoggi tutta la tua arte oratoria, Io sono preparato perché la sto riguardando. Riguardando. In questo periodo la sto riguardando La casa di carta. Quindi perché sto facendo le live con Matioschi il venerdì dove parliamo della casa di carta, e quindi adesso io sono molto preparato. Vabbè, allora una volta che abbiamo fatto le squadre, Gianni e Paolo in difesa, Mauro e Giovanni all'accusa, è il momento del pronostico, quindi via il pronostico, sapete l'opinione, sapete le squadre, votate secondo voi come va a finire. Io non lo so mica come va a finire stasera. Male. Mica lo so. Posso farti una domanda, Adriano? Ma tu l'hai visto? Hai visto qualcosa della casa di carta? Giusto così per visto la stagione? No. Chiedevo. Ho visto solo i teaser ogni tanto e le pubblicità che passavano in televisione. Non ho neanche visto un minuto di un episodio. Buono. Beh, quindi sarò il giudice perfetto, perché io sono proprio puro. Imparziale. Perché certe cose devi un po' vivere. Hai visto quelle cose che ti raccontano? Non ci credi. Che sì, zio, tu non crederai a metà delle cose che diremo io e Mauro. Come Lost, non ci crederai. Ah, Madonna, che puntata quella di Lost. È lo stesso discorso, guarda. Quindi invece di non dire isola, Mattman 14 propone non dire zecca, potrebbe essere. Perché so, almeno questa cosa la so, della rapina alla zecca di Stato. Non dirò bella ciao.
Esatto. Ah, come? La cosa più interessante di tutta la serie, che c'è Bella Ciao. No, che poi io, grazie al fantastico mondo dei social, so tutto, so praticamente tutto della serie, perché no, meme di qua, meme di là. A proposito, sopra sotto. Ragazzi, dovendo parlare della Casa di Carta e ovviamente anche della prima parte dell'ultima stagione della Casa di Carta, non si potranno evitare qualche spoiler. Quindi, vabbè, non, cioè, se non l'avete vista, sappiatelo. Ma che ve frega? No, no, semplicemente. Ah, perché siccome no, già no, la vedo la lista, ah, spoiler. Oppure Paolo si preoccupa che non può fare spoiler. Paolo, tu devi dire quello che vuoi. Quindi, no, 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 è giusto. Oh, mi raccomando, Paolo, io non l'ho vista, quindi mi devi far capire bene. Devi proprio far capire e spiegare bene. Nel frattempo, il pronostico si sta terminando, diciamo, e il vantaggio l'attacco. Decisamente. Adriano, penso che adesso ha quelle immagini davanti agli occhi di quando avete fatto Opinioni Pericolose di Lost. E quindi sì, si sta rivivendo un attimo quel... Ha sì, paura sì, che sì, possa non capire nulla, sai, con quella canzone. Non dire isso. Giustamente, Hiroshi... No, Serena... Sì. Vai, Adriano. No, volevo dire Serena Rossi Aragog dice... Hanno sbagliato, fermate tutti, volevate scrivere sopravvalutato. No, no, volevamo no, scrivere sottovalutato. No, c'è Hiroshi Shiba, c'è Hiroshi Shiba che dice gli spoiler si fanno quando c'è una trama, in questo caso non ti preoccupare perché tanto spoiler non ne puoi fare. Allora, è finito. Iniziamo bene. Paolo, scusa questo bullismo gratuito, ma era giusto per prendere tempo. No, no, è tutta la vita, ci sono abituatissimo. È finito il pronostico. È finito il pronostico. Anche la tua webcam lo sa. Vince l'attacco contro l'opinione col 75% e la difesa a favore dell'opinione vota a solo il 25%. Paolo, so che non dovrei dirlo, ma io sono dalla tua parte per fino ad adesso, poi dopo no, ma fino adesso sono dalla tua parte. Porta in alto l'onore degli ingegneri delle comunicazioni, prego. E continua prima con questi tempi comici, per favore, perché sono sì, bravissimo. Esatto. Vai, parola a Paolo. Allora, La Casa di Carta è una serie sottovalutata. Perché? Come abbiamo detto, è una serie che ha avuto un enorme successo, è diventata praticamente un fenomeno di culto, per cui, insomma, diciamo che è sottovalutata da un punto di vista appunto dell'opinione popolare, per cui viene definita orribile, oppure nel migliore dei casi addirittura viene definita un trash godibile o un passo adelante con le armi. Ora, secondo me, La Casa di Carta è una serie che funziona. È una serie che funziona per tutta una serie di caratteristiche che la rendono appunto efficace, ma efficace non solo da un punto di vista della mera vendibilità, che comunque è un fattore che io onestamente non metterei totalmente da parte. Però andiamo oltre. Diciamo che appunto ci sono una serie di caratteristiche che funzionano, fanno funzionare la serie e per questo motivo la rendono una serie comunque con un certo, diciamo, grado di qualità, una buona serie. Intanto, questo primo turno, diciamo, partirò analizzando un primo aspetto. Allora, un primo aspetto che io vorrei analizzare è i personaggi. I personaggi della serie potremmo definirli, diciamo, come dei personaggi molto archetipici, ok? Degli archetipi, cioè dei personaggi comunque molto definiti, con la loro caratterizzazione molto precisa, con i loro tratti molto peculiari, che però, diciamo, è una scrittura dei personaggi che a parer mio è in qualche modo necessaria per il tipo di prodotto, per il tipo di serie, che si rifà un po' in generale appunto ai classici heist movie, ai film di rapina. Per cui quel tipo di caratterizzazione è funzionale alla trama. Cioè, è funzionale il fatto che siano così ben delineati, così che ognuno di loro sia molto differenziato e abbia i suoi tratti tipici che li rendono anche in qualche modo iconici da un certo punto di vista. Ma oltre questo, negli anni ho sentito tante volte, giustamente, lamentare di tante opere audiovisive il fatto che non ci fosse un'adeguata caratterizzazione dei personaggi. In questa serie la caratterizzazione c'è ed è continua, c'è una perenne caratterizzazione dei personaggi, perché la serie a livello narrativo è composta da un'alternanza. C'è un'alternanza tra i fatti della rapina, ok, quello che succede nella rapina,
e tutto quello che è antecedente alla rapina. Quello che è antecedente alla rapina viene a sua volta suddiviso in il professore, che è quello che ha diciamo ideato il piano e la rapina, che spiega le varie fasi del piano, della rapina e tutti i possibili imprevisti e come gestirli, che anche quella è una parte che è gestita molto bene e che aiuta tantissimo ad entrare nell'opera ed essere coinvolti, a voler sapere sempre quello che verrà. Ma oltre questo, tutto il resto è dedicato alla introspezione, alla caratterizzazione dei personaggi, perché vediamo o scene passate di vita loro vissuta, oppure il loro interagire tra di loro, per l'appunto, nella parte preparatoria della rapina. E tutte queste, appunto, scene antecedenti alla rapina ci permettono di conoscerli meglio, di capire meglio come pensano e tutto quanto, come agiscono. Vediamo appunto la loro vita, riusciamo ad entrare in sintonia con i personaggi, cioè a volte non è neanche detto che si entri per forza in sintonia, ci sono personaggi che magari ti vanno anche un po' sul cavolo, nel senso ti possono anche risultare antipatici, però c'è una connessione e secondo me questo è un elemento molto importante, perché a parte che è importante in generale, per carità, però in questo tipo di opera, proprio perché è un'opera che al suo centro ha una rapina, quindi il fulcro, l'emozione che deve dominare è la tensione. E qual è? Il fatto che i personaggi vengano caratterizzati così bene ti permette di interessarti alla loro sorte. E chiudo dicendo che la loro sorte in questa serie, tra l'altro, altra cosa non scontata, ma che a quanto pare viene data per scontata, non è così scontata, cioè non è così... Cioè, è insomma, possono. Come? Diciamo, puoi dirlo, Paolo. Non ti preoccupare, non gliela frega un cazzo a nessuno. Ok, perfetto. Possono morire i personaggi. Possono morire. Ah, meno male. Fai spoiler, zio. Fai spoiler tranquillo. No, l'avevamo di chi? Di cosa? Così quei poveri. Mauro, tocca a te. Vabbè, aspetta. Paolo, hai finito? Spoilerose, però. Sì. Ok. Allora, concluso il primo. Un cazzotto in faccia. Cosa, Mauro? Posso andare io? Mauro? Certo, se vuoi, figure, prego. Va di Mauro. Comunque fate spoiler, ragazzi. Per esempio, sì, Paolo, sì. Gianni, per favore fate spoiler, perché persone come la trentenne che dice mai visto La Casa di Carta, così si evitano eventualmente di cadere in errore. Cioè, fate esatto, spoiler. Okay. Sì, loro si levano davanti. Mi stai dando motivi in più per non fare spoiler. Certo. Esatto. Bravo. Ma cercherò di farli in maniera dosata, se devo. Allora, tolgo la gomma da masticare, perché mi rendo conto che non voglio essere un cafone. Cafone, bravo. Un cafone. Allora, qual è il punto? Il problema della Casa di Carta è che è un po' il trionfo della forma sul contenuto. Nel senso che la serie ha fatto il successo che ha fatto, soprattutto perché quando l'hanno vista le persone, hanno visto una roba che veniva dalla Spagna, hanno detto... che normalmente è un posto che ha più o meno una qualità produttiva come quella dell'Italia. Italia e Spagna sono due paesi molto molto simili. Adesso questa roba, ha detto, ammazza, ma questa sembra una roba internazionale, americana, guarda, si sparano, fanno, dicono, è girata bene, la fotografia è fica, i costumi sono fichi, ma che è successo? E anche come dici tu, la serie è molto brava a seguire una serie, un certo numero di archetipi, chiamiamoli archetipi e non stereotipi, va, di archetipi che ti aiutano a capire, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema? È che manca completamente il contenuto. Cioè, perché tutti quanti ne parlano come una telenovela? Qual è la caratteristica della telenovela? Ok, è che l'unica preoccupazione che ha un prodotto chiamato telenovela è... il preoccuparsi di mettere un colpo di scena dopo l'altro per tenere lo spettatore attaccato, senza che necessariamente questi colpi di scena arrivino da una parte comprensibile per lo spettatore. Mi ricorda veramente la puntata di Lost questo momento adesso. Esatto, e vabbè, perché tu Giuseppe non sai un cazzo, quindi non sai a cosa aggrapparti. No, esatto. No, cerco di spiegartelo. Il problema è che questi qui vanno a fare questa rapina all'interno di questo posto, ok? E la rapina...
in sé per sé è una cosa che deve, come tutti quanti gli Ocean's Eleven, tutti quanti gli Heist Movie, no, c'è un piano che ovviamente deve andare in una certa maniera, tu pensi che loro sono fichi perché vanno nella maniera che deve, come deve andare loro, a un certo punto però ci sono delle difficoltà, devi capire, ce la faranno, non ce la faranno. Qual è il problema? È che quello che dici tu, Paolo, la caratterizzazione dei personaggi, le cose eccetera eccetera, emergono di volta in volta solo per far uscire fuori il colpo di scena successivo. Cioè non c'è una caratterizzazione dei personaggi, sono una serie di flashback in cui a un certo punto ti dice ok, questo personaggio ha questa caratteristica, tipo ha un bambino, ecco perché nella scena dopo è triste se il personaggio che è incinta ha questa reazione. Allora nella scena prima c'è questo personaggio che ha esattamente questa cosa, che serve a fare esattamente questo conflitto eccetera eccetera. Perché tutti quanti in chat odiano Tokyo? Ok, e è che una roba cazzo, che hanno ragione. Odiano Tokyo. Perché? Perché Tokyo è la caratterizzazione in forma di personaggio di questo modo di pensare, questo modo di scrivere. È un personaggio che è scritto come la testa calda del gruppo, ok? È la testa calda del gruppo, è quello che serve a far che insomma, donna io del uomo. Culo ogni tanto, donna, una donna. E quindi ed è scritta come la testa calda, no? Quella che non vuole seguire le regole e fa un po' di testa sua. Ma di fatto il suo scopo è semplicemente fare una serie di cazzate incomprensibili per forzare la trama ad andare in alcune direzioni in cui non dovrebbe andare. È quello il discorso, cioè è questo il problema. E il motivo per cui tutti quanti... Quello che dici tu non è completamente sbagliato. La serie funziona. Il punto è che non è sottovalutata. È valutata esattamente per quello che merita. È una serie che sul livello di base ti riesce ad interessare relativamente con una serie di colpi di scena abbastanza pretestuosi, che però, vabbè, ok, te li fa andare bene. Però quando la finisci e ti guardi indietro, dici, ma che cazzo mi sono visto? Niente, non mi sono visto niente. Mi sono visto una serie di personaggi che battibeccavano a caso tra di loro su una serie di questioni pretestuose che spuntavano lì dal niente senza che nessuno effettivamente parlasse mai di nulla. Cioè, quando tu guardi e tiro fuori un mostro sacco, Breaking Bad, anche lì è pieno di situazioni a un certo punto problematiche dal nulla, no? Che potrebbero sembrare pretestuose, ma non sono mai così. Perché sai sempre da che punto arrivano i personaggi, per quale motivo quella cosa è importante, quale dilemma etico pone per Walter White o per chi lo circonda. Nel caso della Casa di Carta non è così. Sono semplicemente una serie di stronzate che succedono perché deve essere tutto eccitante e problematico, ma alla fine non ti lascia niente, nessun personaggio ti lascia niente, niente della storia ti lascia niente, e tu hai visto semplicemente una serie di spagnoli litigare per i soldi, ma se litigavano per l'anello del conte, se litigavano per l'anello del conte sarebbe stata esattamente la stessa cosa, okay. Non sarebbe cambiato niente. Tutto molto interessante. Io invece, prima di mandare avanti Gianni, voglio quindi chiedervi sia alla difesa che all'accusa, ma quindi non so quante stagioni hanno fatto, ma sono tutte quante, cioè, nella stessa rapina? Per tre è stagioni è la storia, stessa rapina. Posso spiegarti diverse. Dopo, quando tocca a voi, poi tocca a me, Mauro, tocca quando ce l'ho io, già, ce l'ho io. Fidati. Spiego. Vabbè, io allora. Gianni, spiega la differenza tra le serie spagnole e quelle italiane, quel sì, concetto ti dico, lì. Praticamente questa serie è stata prodotta da Antenna 5, che è una TV locale spagnola, successivamente aveva prodotto la serie in toto, va, diciamo così, la prima stagione, se vogliamo chiamarla così, Netflix ha acquisito i diritti e ha deciso di distribuirla e l'ha suddivisa in parti. Quindi dalla terza parte in poi è produzione originale Netflix, prima okay. Era semplicemente distribuzione. Poi Netflix. Ti traduco, okay. Adriano. Non ha a che fare con un'unica rapina, ma sono due le rapine. Una alla zecca di Stato e un'altra invece al tesoro, centrale. Alla cassa del tesoro della Spagna. Madrid. Ok, allora, chiaro, vai. Parliamo di una cosa, io voglio dire immediatamente questa cosa qui, perché Mauro dice che è una serie vuota. Secondo me è tutt'altro che vuota come serie. Grazie al cazzo, sta nell'altra squadra. È certo, un esempio lo dà in realtà un fatto storico che è avvenuto davvero, perché in Porto Rico ci sono stati dei manifestanti che hanno messo proprio il vestito e la maschera della Casa di Carta e hanno protestato contro, aspettate, ve lo dico, contro per le dimissioni del governatore Riccardo Rosselló. Erano ben 500.000 persone che sono scese in piazza dicendo siamo la rivoluzione. Adesso, perché la Casa di Carta secondo me è sottovalutata? Il problema è che il pubblico molto spesso ha un tipo di approccio particolare alle cose mainstream, cioè quando guarda le cose mainstream o si, diciamo, tra virgolette,
guarda quelle cose e decide di dire wow, sono un capolavoro, sono bellissime, tutte ne parlano e tutti la vogliamo vedere, quindi è pazzesca. Oppure, vabbè, ci sta. Scusa, non ce l'ho fatta. Vabbè, tranquillo. E mentre molto spesso altre persone decidono di andare contro la tendenza del mainstream e quindi andare ad opporsi, perché dicono no, vabbè, visto che piace a tutti questa serie è una merda, e trovano anche dei motivi validi. Io non voglio dire che questa serie sia un capolavoro, per l'amor di Dio, non è neanche questo quello che vogliamo dire, però sto cercando di dire che all'interno della serie ci sono molti contenuti interessanti che molto spesso un occhio poco attento, che guarda la serie semplicemente come un passo adelante con le pistole, una delle critiche più grandi che fanno a questa serie, non nota. Parliamo per esempio della maschera di Dalí. Vi cito Oscar Wilde adesso. Oscar Wilde diceva che spesso una maschera dice molte più cose di un volto. L'utilizzo della maschera di Dalí non è un utilizzo a caso, perché viene preso proprio da lì? Per un fattore politico. Infatti lui fu il sostenitore ferreo del regime autoritario di Francisco Franco. E prendere da lì, che era stato a capo degli oppressori, e trasformarlo, renderlo rivoluzionario, vuole far scaturire nelle persone non solo qualcosa che possa essere di impatto e visivamente disarmante, perché di base un po' La Casa di Carta prende spunti da due grandi, diciamo, film, prodotti audiovisivi, che sono Inside Man e V per Vendetta, ma oltre a questo cerca più che altro di mettere in evidenza... Anna Mentana mi ha fatto ridere, scusate. Maremma, che palle, Gianni, di mercoledì. Mi ha fatto ridere lo specifico del giorno, sì, capito? Pure a me. Cioè, pure vai oggi. Gianni, non, la, non cosa interessante. No, guarda e passa. E quindi il regime, vogliono andare contro questo regime autoritario. Poi voi avete detto che i personaggi non sono caratterizzati bene. Ti faccio questo piccolo spoiler. E poi concludi. Sì, e poi concludo. Nella seconda parte della prima stagione, così possiamo dire, quindi nella seconda parte della Casa di Carta, c'è un personaggio che muore, uno di due personaggi che muore. Questo personaggio si chiama Mosca. È lui il padre di Denver, che è un altro ragazzo che fa parte della rapina. Esatto, fanno parte, in realtà padre e figlio sono entrati a contatto, hanno deciso di fare insieme questa rapina. Che cosa succede? Questo Denver viene caratterizzato fin dall'inizio come una persona molto rissosa, che se ne sbatte il cazzo, vuole i soldi, ama solamente i soldi, la bella vita, il sesso, tant'è che diciamo si innamora e si fidanza, diciamo, proprio dall'interno della casa di casa. Grande amante del sesso, no? Esatto, si fidanza, esatto. Si innamora di Monica, che era una ragazza, un ostaggio di questa casa di casa. Incinta. La cosa particolare però qual è? È che a un certo punto questo Denver evolve come personaggio, evolve come persona, perché da bambino rissoso che voleva semplicemente creare, scaturire qualsiasi, aveva un pretesto e voleva creare una rissa, che cosa diventa? Diventa un personaggio nuovo, perché quando si approccia a questa rapina, non è vero perché dura una settimana, in questa rapina ci sta il personaggio del padre, Mosca appunto, che muore a un certo punto. La cosa interessante però era scoprire tutto il rapporto prima di loro due, uno che era stato abbandonato dalla mamma, Denver che era stato abbandonato dalla mamma, il padre che aveva sempre nascosto questa cosa al figlio, lui che aveva avuto la possibilità di avere, tra virgolette, una vita gioiosa grazie al padre, ma che effettivamente si rivelerà essere ancora più maturo Denver rispetto a come è riuscito all'interno della zecca. È un vero e proprio... Concludi. È molto interessante. Sì, ho finito. È molto interessante vedere come ogni personaggio entra in un modo all'interno della zecca di Stato e ne esce in tutt'altro. Questo, secondo me, sono punti molto a favore e non possono rendere La Casa di Carta una brutta serie. Tutt'altro, secondo me, è una serie molto meritevole. Non il capolavoro, ma molto meritevole. Giovanni. Allora, Adriano, intanto ti traduco quello che Gianni ha detto prima. La Casa di Carta è una stagione unica, prima che Netflix ha diviso in due, prima e seconda. Dopodiché, siccome ha fatto un enorme successo, ne hanno fatta un'altra. Gianni ha detto che ne hanno fatto una terza perché noi dovevano fare una terza. No, l'hanno fatta semplicemente perché ha fatto successo la terza. Vabbè, Gianni, quindi non si concludeva non La Casa Giovanni di Carta. Stai mettendo cose in bocca. Sì, vabbè, Gianni. No, mi dissocio da. No Gianni, mai neanche con quello degli altri. Quindi stavo dicendo, quindi l'hanno tirata fuori così. La Casa di Carta è
dal punto di vista visivo è fatta bene, è realizzata bene, ci sono dei soldi spesi, per cui la location è pulita, le esplosioni sono carine, le sparatorie funzionano, i file li hanno girati, non hanno perso il girato, hanno pagato il montatore, c'erano gli hard disk, tutta una serie di cose, e quindi tutto perfetto. Da quel punto di vista è fatta bene. I cestini li hanno mangiati. Perfetto. Il problema è che si sono dimenticati completamente di rendersi conto che dentro una cosa fatta bene devi anche mettere qualcosa di interessante, no? Qualcosa che ti racconta una storia. Questa rapina è inizialmente una copia spudorata di Spike Lee, del film di Spike Lee, Inside Man, da diversissimi punti di vista, una copia spudorata di quello, e poi a un certo punto diventa una telenovela. Ci sono delle situazioni veramente ridicole, cioè questi stanno rischiando la vita, si stanno a sparare, e a un certo punto improvvisamente d'amblè parte la musichetta e si mettono a ballare dentro la zecca di Stato, mentre fuori c'hanno... Stai zitto, Gianni. Mentre ma fuori mi dici c'hanno... quale episodio ti le stai prime... riferendo? Gianni, adesso quale episodio? Te le sei riviste tu? Ballano, scusa. C'è Adriano, scusami, c'è... No. Giovanni, scusami, tu stai dicendo una cosa pretestuosa, anch'io posso dire una cosa no, del però genere. Non puoi interrompere, Gianni, io voglio solo sapere se è vero, ballano o non ballano. Sì, Adriano, se mettono a ballare, Denver, quindi ballano. Denver e Monica, a una certa partono loro... Ma che Gianni, ma che cazzo dici? Non è vero. A una certa se mettono a ballare dentro il bagno, dopo che hanno litigato, devono far pace, se mettono a ballare. Succedono queste, ma queste cose... Ballano? O proprio ballano? No, ballano, zio, che parte la musica latinoamericana e ballano. Ah, ballano. A una certa. Okay. Cioè, fuori c'è l'inferno e questi si mettono lì, si guardano, ridono e ballano. Vabbè, ma questa è una delle 100.000 stronzate che ci sono all'interno di questa roba. Ci sono delle sparatorie che, seppur fatte bene, la dovevano radere al suolo quella roba lì. E basta, cioè, tutte le azioni che fanno questi tizi, tutto quello che succede, vedere all'interno di questa banca, serve solo... per far dire alla gente ammazza che fico. I personaggi grandi, scritti benissimo come dice Gianni, sono costruiti in maniera da essere, a parte tremendamente ridicoli ogni volta che aprono bocca, ma tu non appena vedi un personaggio che fa una cosa vedi immediatamente come viene disinnescato subito, e ce n'è un esempio tremendo nella terza stagione, per cui farò uno spoiler. Adriano, c'è questo questa agente di polizia, questo ispettore di polizia che è una sorta di iena, è questa donna che tira dritto, non guarda in faccia a nessuno, è disposta a torturare le persone pur di arrivare al nascondiglio del professore, eccetera eccetera. La fanno nelle prime due stagioni, anzi nella seconda parte della prima stagione, la fanno diventare proprio una roba allucinante, e poi si scopre che è incinta. Non appena diventa lei veramente... Come si scopre? Stai c'è zitto, pancia, Gianni, Dio. Dio santo, stai zitto. Per adesso, grazie. Adriano, non appena diventa iper pericolosa, questa va... dentro dove c'è il nascondiglio del professore e praticamente è una bomba, no, era già ingravidata, ma è una bomba, è letteralmente una bomba a orologeria che la gravidanza è pronta a disinnescarla. Fatto questo discorso ieri, cioè questa potrebbe fare qualunque cosa dal professore, lo potrebbe minacciare, potrebbe fare veramente qualunque cosa, ma tu già sai che questa partorirà mentre nella scena clou, non appena sta per raggiungere il suo obiettivo, lei ovviamente partorisce. E c'è una situazione tremenda. Tra l'altro, scusami, perché lei dice scusate, ma questa banca di preciso l'hanno fatta in una spa? No, è un nascondiglio. Una cosa tra l'altro che è a specchio di quello che succede nella prima stagione, dove un poliziotto, dopo aver scoperto il segreto dei segreti, fa un incidente. Fa incidente e muore. Cioè, questa questi sono proprio escamotaggi non sto facendo un casino tra le stagioni, ragazzi. Comunque, succede aspetta, nella Giovanni, terza concludi, stagione. Però in chat tante persone ne dicono che non esiste questa scena in cui ballano. Quindi io non so. Vabbè, ragazzi, adesso ti giuro, mo me la cerco e ve la faccio. Vabbè, allora cerca. Adriano, questa qua che sta per partorire, ovviamente a sotto tiro del professore, a un certo punto se ne escono con
partorirò da sola. Si mette a terra, gambe aperte, convinta che può partorire da sola. A un certo punto il professore giustamente gli dice: ma non puoi farlo. E lei: sì, lo farò. Prende con una mano e cerca di portare questa mano. Ma tu sei sicuro che è la casa di carta? Sì, sì, è la terza stagione, magari... la casa di carta. La fine, verso la fine, prende questa mano e comincia a fare che Dio solo sa dove la vuole infilare. A un certo punto quello gli fa giustamente, gli dice: ma non puoi, cioè fisicamente il tuo braccio non può. È così che non può. Vabbè, adesso farlo. Giovanni, ma stai raccontando una scena che pare un film a metà tra Tarantino e Dario Argento. Adriano, ti giuro, cioè... è questa la scena. Cioè, una serie, una serie che a un una serie che a un certo punto arriva a trattare così un personaggio, ma che minchia può essere sottovalutata? Vabbè, ok, chiaro. Adesso io poi, Giovanni, la scena. Io non so se tu, ma te ti prendono quei canali tipo T9, Rete Capri, non è che avevi sbagliato no, canale? No, Adriano, no, era quella, no, ti giuro che te la faccio vedere. Dai, no, scusami, vostro onore, vorrei che sia messo agli atti che Gianni, che ha veementemente protestato sulla questione del ballo, qui non ha detto niente. No, no, questa gli andava bene. Questa cosa andava... è effettivamente successa. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo concluso il primo giro. Paolo, è il tuo momento per ricominciare il secondo giro. Non so se vuoi anche rispondere a quello che è stato detto. Prego. È necessario purtroppo qui rispondere. Sì, sì, siamo qua allora, a posto, sì. A parte che, insomma, allora, a parte il fatto che appunto Giovanni qui è il classico esempio di persona che si infervora tantissimo per le singole scene, che io sono il primo ad ammettere che ci sono delle scene all'interno di tutta la serie che tendono un po' a, diciamo, tirare la corda, ok? A non essere troppo realistiche in un contesto realistico, ok? È una serie comunque con dei difetti. Però, però tutto quello che hanno detto era pretestuoso e a tratti anche falso, appunto la scena del ballo, nel senso, la scena del ballo, io mi ricordo che c'erano delle scene nella prima parte... ci sono delle parti in cui ballano, ma le parti ma non è che ballano dietro c'è sono contestualizzate. Cioè, non si mettono a ballare a nulla, cioè, è tutto... Gianni, aspetta, c'è lievito. Una spiegazione, c'è un non mi pare narrativo. Che qua a Denver sta facendo qualche altra cosa. Poi succede altro. Quindi c'avevo ragione. Adriano, quindi c'avevo ragione io. Adriano, ballano. Non è che proprio ballano. No, proprio ballano. Cioè, non c'è tutta la scena, ma ballano. Sta ballando in maniera provocatoria, in maniera anche scherzosa. Sì, con sì, è fuori c'è... Ma non è vero che fuori gli sparano! Vabbè, basta, ragazzi. Oddio. Più ordine stasera, più ordine. Paolo. Mannaggia. Non dire ballo. Quindi diciamo che tutto ha un suo senso e soprattutto qui si è perso di vista, secondo me, due punti principali. Uno, diciamo, l'ha già sollevato abbastanza Gianni, ovvero che... che praticamente no, nella... sbagliato, non volevo, come si toglie? Ok, vai. Allora, un punto importante è che c'è, non è vero che è vuota, proprio perché c'è tutto un sottotesto a livello di trama sociale e politico, comunque c'è tutto un messaggio che poi può essere interpretato in vari modi, che viene addirittura, questo messaggio viene amplificato nella seconda parte, diciamo nella seconda rapina. E questo è molto interessante perché è vero, come ha detto Giovanni, che il motivo per cui l'hanno continuata sicuramente è per un mero fine economico, però si sono sforzati, cioè hanno avuto comunque il buon senso di dare un senso a quel proseguimento, scusate la ripetizione, per cui diciamo la serie non si limita solo a proseguire sullo stesso genere, quindi alla Ocean's Eleven con la rapina, sempre stessa struttura, che effettivamente quei tre film mi piacciono tantissimo, però sono tutti e tre la stessa cosa riveduta. Qui no, qui vediamo un'evoluzione del prodotto, vediamo che tutta addirittura la rapina, per quello dove è arrivata adesso, la seconda rapina, palesemente non è più una rapina proprio con il fine di ottenere i soldi, ma è un pretesto per mandare un messaggio, per mostrare determinate incongruenze, determinate ipocrisie
per esempio delle forze dell'ordine, delle forze governative. Le forze dell'ordine vediamo che qui sono disposte a tutto pur di mantenere l'immagine, non di sventare la rapina, tant'è che vediamo, visto che tanto stiamo a fare spoiler, che a un certo punto sono disposti perfino a ammazzare gli ostaggi, mandano i poliziotti, sì, a te, mandano l'esercito dentro la banca e dicono ammazzate tutti, ce ne frega niente. Basta sì, che come danni collaterali, va, diciamo così. Sì, sì, sì. E poi ci inventiamo qualcosa. La donna incinta, che tra l'altro esce fuori che è incinta, prima inquadratura, pancia grande come, sì, non lo so, vabbè. Quindi si capiva da subito che era incinta. Si capiva da subito. Si capiva da subito. Comunque nel frattempo c'è stato un sondaggio in chat, non l'avevo visto. Alla fine ballano, non ballano, sì, ha vinto raga, ballano, ma certo ballano. Che ballano, ma ballano pure in più punti. La risposta è ballano, ma con un senso. Non beh, è ragazzi, ballano. Scusatemi, io non è che voglio aspetta dire altro. Scusate, volevo dire solo questa cosa. Veloce. Giovanni dice che ballano con quelli che sparano da dietro, ma non è vabbè, vero. Vabbè, vabbè, Gianni, abbiamo capito. Adesso non riapriamo la questione. Non ho detto, aspetta Adriano, non ho detto che ballano, sono assediati. Loro per tutta la serie stanno dentro la banca assediati. Tutta la serie. Però, zio. Ho capito, basta. Voglio fatemi capire meglio. Paolo, dai, dimmi qualcos'altro e concludi. Ok, quindi. Approfondisci qualche altro aspetto. Ok. Prima di tutto, quindi, cioè, non si può dire che è una serie vuota, perché comunque c'è anche tutto un sottotesto sociale, che in parte è stato sollevato anche da Gianni, che comunque rende concreta la serie, rende comunque c'è un qualcosa in più, vuole raccontare un qualcosa. Poi, l'altro aspetto molto importante della serie è che c'è questo clima di tensione che è in perenne ascesa e che comunque coinvolge tantissimo lo spettatore e che quindi cioè, è questo il motivo per cui appunto la maggior parte dei spettatori, Giovanni compreso, arrivano a vedere fino all'ultima stagione, nonostante dicano fa schifo della de qua, però continuano la volpe a vederla e l'uva, perché la storia della volpe e l'uva. No, ma io l'ho vista tutta, io l'ho vista tutta di spalle, però infatti quello sta dicendo di spalle, lei stava lì, sì, e io facevo qui altro. Ok. Però seguite, concludi Paolo. E quindi diciamo c'è tutto un senso sia narrativo sia a livello proprio di atmosfera che rende la serie, appunto come ho detto prima, efficace, con un senso e con una certa qualità, non eccezionale, okay, ma con un, no, anche perché poi io stiamo dicendo che un capolavoro. Voglio, esatto, che perché poi tutto il successo che ha fatto, no? Allora perché l'ha fatto, Mauro? Infatti adesso arrivo a spiegartelo. Allora, parliamoci chiaro, il grande sottotesto sociale è che i poveri sono poveri, poverelli, i ricchi sono ricchi e vive e viva possono fare quello che vogliono, la zecca di Stato, se andiamo lì e ci stampiamo i soldi da noi siamo ricchi perché cottiamo il sistema e non rubiamo a nessuno. A parte che queste persone non hanno mai sentito parlare dell'inflazione, ma questo è un altro discorso, facciamo che non lo approfondiamo. Però non è tutto sto messaggio sociale, Gianni, nel senso la maschera da lì è semplicemente una reinterpretazione della maschera di Guy Fawkes di V per Vendetta. Ho capito Gianni, ma nel senso questa questione è solo un pretesto. Non c'è niente di questo poi nella serie, nessuno dei personaggi è portato avanti da questo senso di rivalsa nei confronti della società. Ognuno quindi c'ha, non sono degli archetipi sociali, sì, ognuno c'ha i cazzi, tutta la seconda rapina si basa su quello, ognuno c'ha il proprio cazzo relativo alla propria vita privata che serve a complicare in maniera personale, quindi c'è il personaggio che c'ha il figlio da cui vuole tornare che si connette col personaggio che è incinta e vorrebbe abortire e quindi no, possono fare comunella e uno avere i traumi dell'altro eccetera eccetera. Però tutta questa cosa sociale di non c'è un pretesto e sta lì per fare da pretesto. Ora, secondo me, la parte dell'opinione su cui dobbiamo concentrarci è non la casa di carta fa schifo, la casa di carta è decente, la casa di carta è un capolavoro che già abbiamo detto che non è, ok? Siamo d'accordo quantomeno su questa cosa. L'opinione dice che la casa di carta è sottovalutata, ok? Che è una falsità. Perché il punto è che, giustamente, Paolo ha detto, poi Giovanni della Guardia e tu, Adriana, ha detto, ma poi se la sono vista tutti, e poi hanno detto che era una merda. Nel senso, nessuno lì, cioè,
il punto non è che sia sottovalutata esattamente per quello che è una merda, ma no, è valutata esattamente per quello che è. Vabbè, loro stanno dicendo di più, che quando tu vai a, ma è quello che ti sto dicendo, è che quando, e faccio il classico esempio culinario, quando vai al fast food te lo mangi, non è che uscito dal fast food poi fai era proprio buono, lo sai che ti sei mangiato del junk food, ti piace perché è del junk food, non lo, non lo sottovaluti, lo sai cosa stai mangiando, sai che ti fa male, però sai che è buono, te lo mangi lo stesso, valuti quello che stai facendo e va bene così. È lo stesso discorso, Giovanni, se guarda La casa di carta sapendo benissimo cos'è, è perché effettivamente è un guilty pleasure, però poi è in grado di incasellarlo esattamente nello spazio che merita, ovvero una serie fatta solamente di trama proprio nuda e cruda e di colpi di scena, che tra l'altro diventa evidentissima dopo la prima stagione, ovvero parte 1 e parte 2, perché la seconda stagione è solo un pretesto. Loro mettono su un enorme piano gigantesco per fare una cosa che si poteva fare, cioè loro vanno a fare un'altra rapina per creare un diversivo, per liberare un loro compagno che è nelle mani della polizia. Cioè un'intera rapina rifanno, semplicemente perché? Perché la prima stagione aveva come gimmick il fatto che loro stanno facendo una rapina, e quindi la seconda stagione deve avere lo stesso, e quindi c'è, certo, un pretesto per far accadere la rapina. Però il discorso è questo, cioè è una serie pretestuosa in cui succedono una serie di cose pretestuose semplicemente per far andare avanti la trama. Va come bene. Nelle telenovelas, io volevo concludere un'unica cosa. Vai. Io sono molto grato a Tommaso Renzoni perché mi ha, nella scrittura del cortometraggio, mi ha insegnato un nuovo termine che non conoscevo e che mi piace molto, che utilizzerò in tutti questi casi. È una delle serie in cui regna il concetto di volontà d'autore. Io mi ricordo, stavamo scrivendo un tot di cose nel cortometraggio, lui mi ha detto: questa roba no, è un po' troppo volontà d'autore. Che cos'è la volontà d'autore? Cioè? È quando semplicemente una cosa succede non perché ha senso che succeda, ma perché l'autore ha bisogno che succeda. Ok? E quindi scrive, chiaro, quella cosa perché deve succedere, perché deve portare avanti la trama, ma è una roba che arriva dal nulla. È il stesso discorso: Tokyo va avanti, indietro, rientra con la moto nella macchina, gli sparano, gli fanno un graffio. La scena all'inizio, invece, appena sparano un colpo, subito Rio è ferito. Cioè, è tutto di un pretestuoso che non si racconta, ragazzi. Gianni, allora io voglio dire questa cosa qui. Voglio contestualizzare un po' meglio la trama della Casa di Carta, visto che dite che è tutta trama. La prima rapina nasce dal desiderio di questo personaggio che si chiama il professore, che vuole stampare banconote nella zecca di Stato. Questo perché? Perché è detto che lui non vuole rapinare nessuno. Ma vuole, scusa, intanto grazie a Marti per esserti abbonata 18 mesi, lei è una delle più affezionate. Martina dice: sottovalutata, ma per favore è una merda. Prego. Quindi stavo dicendo, lui non vuole andare a rapinare una banca, ma vuole stampare delle banconote nuove. Perché non crea inflazione? Questa cosa la dicono anche all'interno della Casa di Carta, perché loro andrebbero a depositare tutti quei soldi in un conto completamente nuovo, nel conto estero. Infatti loro poi vanno via dalla Spagna. Detto ciò, però, qual è la cosa interessante? Il professore prende tutti i personaggi che sono dei reietti. Non credo che funzioni così, però così, ok. Esatto, non è così, diciamo, che funziona che la quantità di moneta presente nel mondo, non nello stato in cui è operata, però va bene. Dell'euro però in questo caso va solamente nell'Europa. Se no, già, nella quantità di denaro disponibile in generale, se c'è anche l'euro che c'è in America contribuisce all'inflazione dell'euro. Vabbè, facciamo finta che è così. Ok. Comunque, quello che... Infatti Andrea Franzini in chat subito ha scritto: esatto, Gianni, ti ricordi dove lavoro io? Lo sai che non funziona così, è vero? No, che non credo funzioni proprio così. Cioè, però dice che se ci manda 50 euro facciamo stare zitto Gianni. Indipendentemente da questa trovata, io quello che voglio dire è un'altra cosa. Lui prende in evidenza... Farima. Esatto, lui mette come seguaci del corpo, come veri e propri rapinatori, se così possiamo dire, dei reietti della società. Questi reietti sono tutte persone che, per un motivo o per un altro, hanno precedenti penali, molto spesso neanche per volontà loro. Per esempio Nairobi, una su tutti, secondo me uno dei personaggi scritti meglio all'interno della serie,
è un personaggio che purtroppo ha avuto una grave difficoltà per il livello materno. Lei ha partorito un figlio, questo figlio non è riuscito a mantenerlo, lei si drogava e così via. Nella seconda stagione che cosa succede, caro Adriano? Succede che prendono un componente di questa banda che si chiama Rio. Il problema è che loro all'interno di tutta la prima stagione sono diventati dei veri e propri eroi per la popolazione. Cioè loro non hanno innanzitutto rapinato persone, ma soprattutto non hanno ucciso nessuno, e anzi hanno visto e hanno dimostrato a tutta l'opinione pubblica che la polizia e i, tra virgolette, i poteri forti sono dei bastardi e cercano di arrivare solamente nella direzione in cui vogliono. Cioè all'interno della prima stagione accade uno di questi fatti, ti dico uno di questi, cioè la figlia di un all'interno della zecca, cioè la figlia di un inglese, non mi ricordo, mi pare che era tipo un ministro inglese, questa figlia vuole essere barattata per la polizia spagnola al posto di tutti gli ostaggi. Dice: a noi non ce ne frega nulla di tutti gli ostaggi, vogliamo lei. Loro mandano ai giornali questa registrazione della polizia che dice queste cose e l'opinione pubblica va dalla loro parte. E così si apre anche la seconda stagione con una mongolfiera dove che ha sopra la maschera di Dalì e che butta soldi sulla folla dicendo: vi rendete conto che cosa hanno fatto a questa persona? Lo stanno torturando solamente per il gusto di farlo, perché ormai gli altri non li possono beccare più, hanno preso questa persona e se la prendono con questa persona solo perché è stato l'autore della prima rapina. Quello che voglio dirvi io è che comunque La Casa di Carta rimane un piccolo, cioè rimane una serie fatta veramente molto bene sotto tanti punti di vista. Cosa? No, niente. Piccolo. Volevo capire cosa stavi per dire. Una serie molto interessante sotto tanti punti di vista, che soprattutto, non dimentichiamoci questa cosa, ha creato un modo di porsi all'intrattenimento. Squid Game, raga, ma secondo voi, ma da chi ha preso ispirazione? Adesso non apriamo, basta Gianni, finito. Squid Game è un manga. Posso dire quest'ultima cosa? Squid Game è un manga, Gianni. Cosa? Un'ultima cosa voglio dire è quella riguardo Bella Ciao. Viene presa una canzone che è quella dei partigiani italiani che andavano contro appunto i tedeschi, i fascisti, e viene introdotta in questa serie. Perché? Perché per questa serie quelli all'interno della banca sono i rivoluzionari, e la cosa interessante è che il pubblico, tu spettatore, empatizzi con i rivoluzionari e vuoi dare da ragione ai rivoluzionari, proprio come fa l'opinione pubblica spagnola. Ho finito. Giovanni. Questa serie si basa tutta sui rivoluzionari, loro che vogliono rivoluzionare tutto, eccetera, eccetera. A parte che di una banalità allucinante, ovviamente, per farti stare simpatici, gente che va a rapinare una banca, che cosa fai? Li rendi tipo i leader della rivoluzione contro, Gianni ha detto, poteri. Ma non rapinano nessuno. Gianni ha detto poteri Gianni, forti. Adesso non interrompere. Gianni però ha detto poteri forti prima, e questa cosa mi ha fatto un po' ridere, e ovviamente cerchi di renderli cool, simpatici in qualche modo. Il problema è che ce n'è uno forse simpatico, o comunque che fa un po' tenerezza, che il personaggio si chiama Helsinki, può essere quello in realtà. Ma che quanti fa... sono questi che sono avete nominato? Sono 800 tanti, capitali Adriano, europee, Adriano, sono non tanti, europee. C'è anche Palermo. Sono tanti. Allora, tutti. Sono tanti e vengono nominati con i nomi delle città, perché manca così solo c'è... la mia stazione, Adriano, non ce la fanno comunque. Infatti strano. Vengono nominati con i nomi delle città perché così c'è poi l'anonimato, che poi l'anonimato è una certa decade, vabbè, comunque non è quello tanto il problema. Vengono creati, cioè, dei personaggi che idealmente potrebbero essere necessari simpatici, o per forza simpatici. Questo gli sceneggiatori più o meno lo sanno fare, quindi sanno come farlo. Il problema è quando poi devono portare avanti quella storia in maniera decente e entrano cose che non hanno senso. Uno dei personaggi che hanno sbagliato più di tutti è quello che dovrebbe essere non proprio il personaggio protagonista, ma gli occhi attraverso cui tu vedi tutta la storia. Tokyo, questa Tokyo di cui abbiamo parlato tantissimo, è un po' la voce narrante, no? Quindi è un po' come il Lost, per esempio, è Jack, che in Lost i personaggi sono tanti, ma Jack è un po' l'uomo che vede tutto, è quello che tutti cioè la storia viene raccontata attraverso lui, purtroppo l'ho detto Lost. È perché è un'altra serie con tante persone. In Tokyo, abbiamo lo stesso tipo di personaggio, cioè il personaggio a cui tu ti dovresti simpatizzare un pochino, comunque ti dovresti affezionare, ed è quella che ti racconta da un certo punto di vista la storia. Il problema è che Tokyo, come scrivevano prima in chat, è una che non appena si muove
pesta una merda. È una che viene utilizzata, come diceva Mauro prima, semplicemente perché tutto sta filando liscio più o meno tale, Tokyo fa una minchiata e di conseguenza tutta la storia si rimuove per la minchiata che ha fatto Tokyo. È un personaggio che quando alla fine esplode tu ci godi. Ah, Adria, come detto, fai? Come fai a godere così tanto quando un personaggio principale, cioè quel personaggio che ti dovrebbe fare empatizzare con tutti quanti, dovrebbe fare empatizzarti con la serie, la odiano tutti, tutti, e quando alla fine, e si vede da come hanno costruito la scena, no, che ti vorrebbero far morire uno dei personaggi più amati, la gente applaude quando lei esplode, cioè sai quando tu esplode, vuoi dire proprio. Sì sì, esplode zio, non solo prima gli sparano, la lasciano là sofferente tantissimo, poi esplode. Sai quando va tu bene. Dici a uno che ti sta sul cazzo degli esplodere, lei finalmente alla fine esplode. Il discorso principale è avete le arringhe. Rendere dei personaggi interessanti o comunque che possano risultare cool verso le persone non è difficile, e mantenere questa cosa che è complicata. E questa serie, a parte utilizzare solo le rapine perché la scusa di fare un'altra rapina per liberare uno ti rendi conto da solo che è una minchiata, ma andando avanti così cercano di costruire questi tizi che hanno un minimo di personalità all'inizio e che poi diventa tutta una cazzata, diventa tutta totalmente pizza tarluccio e vino. Allora, se abbiamo concluso i due, peraltro abbiamo concluso il secondo giro, peraltro si è appena aperta in chat un'altra questione, perché leggo come prima sulla questione del ballano o non ballano, adesso Mattelombo dice: Giovanni, ma dove l'hai vista la gente applaudire? Quindi mo la gente applaudiva o non applaudiva? Ma no, nella serie, ma che vedevo fai disegnini, porca miseria. Però se ti fai in giro su internet non c'è altro che gente che dice: finalmente quella stronza è morta. E dai, posso dire che comunque aspetta, lanciamo il sondaggio. Aspetta, lanciamo il sondaggio. Quindi sondaggio in chat: durante il sondaggio a ringhe finali, Paolo per la difesa, ora vediamo chi per l'accusa. In chat dovete andare subito a votare, perché stasera non potete non votare. La Casa di Carta è una serie sottovalutata, occhio a come votate. Vai Paolo. Ragazzi, voglio il plebiscito, vi prego. Mauro, ecco. Perché adesso andrà al contrario, fidati. Vediamo, vai fidati. Paolo, ho imparato tante cose, a parte il fatto che Mauro mi ha ricordato Mauro e la sua metafora con il McDonald's, insomma i vari junk food, mi ha ricordato un po' Scorsese e la sua invettiva contro i cinecomics. Però vabbè, a parte questo, il punto è questo. Innanzitutto Tokyo, ok, effettivamente Tokyo è un po', diciamo, il personaggio narrante, come ha detto Giovanni, della serie, ed è vero che è un personaggio che può risultare antipatico, ed anzi sono sicuro che risulta un personaggio antipatico a molti, ma perché viene caratterizzato come un personaggio controverso nel senso che ha un tipo di carattere molto volubile, è avventata, comunque tende a essere anche molto provocatoria. Quindi è un personaggio scritto per risultare in un certo modo, che in molti casi può risultare, diciamo, fastidioso per molte, a seconda delle sensibilità delle persone. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che così come Tokyo, così come la rapina, così come tutto il resto, tutto viene ben contestualizzato e gli viene dato un senso. È proprio l'opposto di quello che dicono loro, nel senso, ci sono delle piccole magari parti che magari prese singolarmente possono essere un po' pretestuose, alcune sono un po' irrealistiche, sono un po' al limite della sospensione dell'incredulità, se prese singolarmente, ma se prendiamo l'opera nella sua completezza, ha tutto... viene dato a tutto viene dato un senso, a tutto viene dato una coerenza, cioè tutta una coerenza narrativa. Il pretesto per cui inizia la seconda rapina è effettivamente il rapimento di Rio. Il rapimento di Rio avviene per una cazzata di Tokyo. Ha senso che Tokyo fa quella cazzata. È quello il discorso. Tutto ha una sua coerenza, tutto, esatto. E non è comunque in
generale non è una cosa da poco. Questo unito a un clima, come ho detto, tensivo, comunque in perenne ascesa, coinvolgente, dei personaggi, a livello tecnico è fatta benissimo, i personaggi sono iconici, ha tutta una serie di particolarità che può andare dalla regia alla sceneggiatura a tutti gli altri aspetti, che funzionano, che hanno un senso, e quindi non si può dire né che è una serie vuota né che sia una serie brutta o trash. All'accusa, peraltro, ho letto un commento che mi ha fatto molto ridere, quello sulla la moglie di Hank in Breaking Bar. Mi è piaciuto molto. Breaking anche Bar la è una serie famosissima, è uno spin-off di Breaking Bad. Sì, certo, Adriano, si svolge tutto nel bar sotto casa, Breaking Bar. Sì. Certo, sì. Breaking Bar, sì. Sì, è tipo... Guarda, io cercherò di essere molto breve. Il tempo del sondaggio, vai. Esatto, molto breve e conciso. Il punto è che La Casa di Carta ha i suoi meriti. Ha le sue, come dire, le cose che riesce a fare bene, e ci siamo divertiti a fare questo giochetto di raccontare le scene e farle sembrare assurde. Ed effettivamente io ogni tanto che qualcuno dice "se poi esce fuori l'anello del conte", me l'aspettavo. Questa cosa la si può fare con qualsiasi film, ok, pure Il Signore degli Anelli, e posso fare sta roba e può sembrare una cacata assurdo. Il punto però qual è il problema della Casa di Carta? Faccio un paragone con un'altra cosa che è sempre stata detta, una soppopera con i draghi, Game of Thrones, ok? Anche lì è tutta una questione di figli, relazioni, persone che rimangono incinta, incesti, tutta una serie di robe che arrivano da ogni dove. Qual è la differenza? Cosa rende Game of Thrones un capolavoro della televisione fino alla quarta stagione e mezza, e invece La Casa di Carta è una serie che sta bene là dove sta? Che tutte quante queste relazioni sono le complicazioni di trama che ci sono nella serie, in realtà servono tutte a portare avanti lo stesso punto, ovvero che le persone che si muovono secondo la propria emotività purtroppo rimangono fottute. Le persone che invece sono fredde calcolatrici sono quelle che vincono, che governano il mondo. E questo è quello che porta avanti Game of Thrones. La freddezza nell'emotività è quella che ti fa vincere, la debolezza nell'emotività è quella che ti fa perdere. E ogni personaggio che si trova davanti a fare una scelta del genere, messo davanti alla zia della cognata, alla zia, il fratello, incinta, mennamore, eccetera, eccetera, fa questo tipo di scelta, rimane inculato. Ok? Nella Casa di Carta, invece, non c'è niente da imparare dagli errori dei personaggi. Non c'è niente, perché il punto è semplicemente che c'è, ho finito, c'è da fare questa rapina e c'è da mettere una serie di cazzi in culo a loro durante questa rapina, perché altrimenti andrebbe tutto troppo liscio, e sono tutta una serie di questioni di relazioni interpersonali. Tizio si innamora di Caio stava insieme a Tizio, quello era fratello di Tizio, quello era zio di... Ma tutto ciò non ha niente a che fare col tema più grande della serie. Non c'è niente. Il tema più grande della serie, come abbiamo detto, sono i poliziotti e il potere da un lato, e loro invece stanno lì a pensare al fratello, al cugino, alla fidanzata, eccetera, eccetera. Quindi non è sottovalutata. Sta lì, se la guardi, te la guardi perché fa ride, la metti in sottofondo mentre fai altro, mentre lavi i piatti, ed sta bene là dove sta, essenzialmente. Allora, Giovanni, il sondaggio è finito. Sì. Allora, La Casa di Carta è sottovalutata, era il sondaggio. Beh, 202 contro 45, 82% contro 18, Adriano. Beh, insomma, è quasi è un po' un plebiscito, nel senso, evidentemente per la chat non siete stati sufficientemente convincenti. Ma quindi, la Casa di Carta, perché bisognava convincere, aspetta, me. Dice no, il sondaggio dice no, cioè ha vinto il no, nel senso che per la chat non è sottovalutata. Non ho detto sì o no, ho detto solo i numeri, era questo. Si era capito. Però dico, il punto è che bisognava convincere me. Ora, io sono indeciso se far prevalere un lato di me o l'altro, perché c'è una parte che... prende tutto quello che un pochino ha sentito negli ultimi anni, lo mette insieme con quello che è stato detto questa sera e quindi delinea e racconta e disegna un quadro abbastanza imbarazzante, a tratti raccapricciante. Poi però c'è appunto l'altra parte che continua a dire ma però questa serie, come avete detto anche voi, ti coinvolge, però questa serie anche è più c'è mezzo anche mondo, quel gruppo anche di persone l'ha coinvolto tantissimo, anche Beauty, però questa serie se l'è vista mezzo mondo, e quindi dico, ci sono tante serie, allora, se una serie fa schifo, e ce ne sono tante di serie che
fanno schifo. Però poi non se la vedono mezzo mondo. Allora, quella serie fa schifo e non se la vede mezzo mondo, allora fa schifo veramente. Ma qui poi se la sono vista le persone, quindi che vuol dire? Dove sta? Cioè, ci deve essere qualcosa però, di sottile in questa serie che... Perdonami, che posso? Quindi va avanti da mille episodi. Posso, e poi decidi, ti voglio solo dire che qua... Però così non vale. Aspetta, no. Dopo. L'unica cosa... No, voglio solo... Gio, dai. No, dopo. Voglio dire, ci sono delle cose che quindi evidentemente... Ti tengono acchiappato. Ora io non so quale delle due parti veramente sono combattuto. Non... Adriano, se siamo visti pure tutti The Lady, ti volevo dire. Cioè, non so, non ti volevo dire questo prima, ti volevo dire altro, però. Vabbè, no, non è una serie sottovalutata. Non ce la faccio. Però ci sono andato tanto vicino così, Paolo, ti giuro. Ci sono andato tanto vicino così, quindi purtroppo non è una serie sottovalutata. Vince l'accusa, un po' a malincuore, lo ammetto. Era una battaglia di grande. Guarda, sono sincero, sarò sincero, sono stato pavido. Ho avuto paura della chat. Ho avuto paura dell'effetto pagliacciata. Questa sera sì. Lo ammetto, quindi mi dispiace Paolo, è andata così. I poteri forti della chat. Comunque ripeto, la mia rivoluzione. Io l'ho vista tutta la serie, di spalle, ma l'ho vista lo tutta. Lo vedi? C'era tutta, di spalle Adriano, di spalle. Sì, tutti così. Il famosissimo radiodramma, la casa Stavo aspettando che morisse quella stronza, mi sono girato quando l'hanno ammazzato quella stronza. Posso, cioè, consigliare altre cose da sentire mentre No. Quando... canale Twitch molto molto carino di questi ragazzi che parlano di cinema. Ragazzi. Allora, Paolo, salutiamo Paolo, che siamo andati un po' lunghetti. Ciao, su Paolo. Questa opinione, ma ne valeva la pena. Quindi grazie mille Paolo per aver portato questa opinione, è stato molto divertente e interessante. Grazie. Grazie Paolo. Grazie mille e buon proseguimento. Vuoi salutare qualche collega ingegnere delle comunicazioni? No, ma, bravo, sì, fatti i cazzi tuoi. Se vuoi li saluto uno per uno. Ci ho ripensato. Siamo in cinque a studiarla, quindi insomma. In bocca al lupo per tutto, alla prossima. Grazie, ciao Paolo. Ciao. Allora, mentre al volo facciamo aspettare un attimo il prossimo utente. Un secondo, voglio ricordare velocemente, dobbiamo ricordare un attimo di NordVPN al volo, che come vedete ogni tanto appare il logo perché ha deciso di sposare il nostro canale Twitch fino a fine anno, ma soprattutto il nostro progetto che stiamo portando avanti con tutti quanti voi dello Short Movie Live. Vi ricordo che se cliccate sul link che è appena apparso adesso in chat, nordvpn.com/slimdogsfilm, non solo potrete acquistare l'abbonamento biennale con il 73% di sconto, che è un botto, ma una parte di quello che voi utilizzerete per pagare questo abbonamento biennale sarà contributo per lo Short Movie Live, quindi farete contemporaneamente anche una donazione. Vi ricordo velocemente che NordVPN è una virtual private network per ad esempio proteggere i vostri dati, ad esempio transazioni con la carta di credito o cose anche più sensibili, accessi alla banca quando magari siete collegati con qualche linea non protetta, tipo una biblioteca, un aeroporto, un bar, un albergo, così. Oppure ad esempio anche per accedere ad altri motivi, per accedere a cataloghi esteri di servizi di streaming. È la cosa figa. Quindi mi raccomando, se volete trovate il link in chat e basta. Facciamo entrare l'utente. Abbiamo Filippo che sta lì pronto, che aspetta con le cuffione. Ciao Filippo. Ciao a tutti, Filippo. Ragazzi. Come stai? Filippo Stili Marcelli. Filippo, che qualità video, Filippo. Grazie. Vabbè, la fotocamera non faccio. Capito. Ma quello è il tuo secondo nome da nobile? Filippo Stili esatto, Marcelli. Sì. Tipo Amanda Frassini Marchetti. Esatto. Ok, con le virgolette. Ok. Da dove trasmetti con questa qualità? Da vicino Roma. Da Monte Rotondo, okay. Giusto? Esatto. Sì. Hai spoilerato dove abito, adesso mi verranno a sfondare la porta. Aspetta, mi presento. Faccio pure io. E io non riesco, io non posso zoomare, ma possiamo fare tutti dei primi piani pazzeschi adesso.
E che fai nella vita? Allora, professionalmente sono un digital compositor, quindi lavoro agli effetti visivi di effetti visivi digitali per film e televisione qui a Roma. E poi invece di formazione sono un disegnatore e fotografo, diplomato alle belle arti, master in computer grafica e via discorrendo. Fico, molto e fico. Poi va bene, la vita, vabbè, faccio questo per cui mi piace l'immagine a 360 gradi. E manna c'è il curriculum, Filippo. Va bene. Senti, e allora Filippo, tu lavori in questo mondo, ma allora l'opinione di questa sera, con l'opinione di questa sera ti stai praticamente remando contro, in pratica, in qualche modo. In realtà no. Ah, attenzione. Anzi, è un allora, aspetta, vediamo, raccontacelo con ordine. A questo punto dici qual è l'opinione. L'opinione è che il 3D, per come viene fatto oggi, rovina il cinema d'animazione. Attenzione, questa il 3D è tosta. Il 3D rovina il cinema di animazione. Allora dobbiamo fare le squadre prima di lanciare il pronostico, come sempre. Io vorrei adesso mettere, visto che è un po' di tempo che vi faccio stare sempre un po' tutti nelle vostre comfort zone, invece Giovanni, ecco che vuoi, ti va stasera di difendere con Filippo l'opinione? Sì, te la senti tosta questa? E vabbè, ma secondo me lo puoi fare. Però ti direi, no, veramente, dai, sì, dai, Filippo, lo puoi fare. Filippo, una cosa, quel pupazzo là dietro, chi è? C'è un pupazzo? Sarà la mascotte. Giobbe Covatta. Ah, no. Esatto, no, è la mascotte di questa seconda parte, si chiama Nemo, protagonista di un corto che ho girato tanto tempo fa, visto che la live è sull'animazione, allora preso il protagonista di un mio corto animato. Adrian, perché... hai fatto bene. Adrian, a me piace sto ragazzo, funziona, va bene. Bravo, dai, bravo, funziona. Sto ragazzo che funziona, ci funziona, dopo, poi ci usciamo a cena, funziona. No, adesso, allora, in difesa, quindi il pronostico, ragazzi, Giacomo, facciamo partire il pronostico. Giovanni e Filippo in difesa per dell'opinione. Mauro, tu starai con Gianni adesso, te la senti? Quindi stare sono con Gianni? Esentato dalle citazioni, fa tutto lui. Sì, io devo solo portare la roba pratica, lui porta la fuffa. Sì. Esatto, o al massimo tu puoi fare i tuoi esempi culinari, le tue metafore bravo. Culinarie. Io vado di filosofi e tu vai di cibo, Mauro. Esatto, esatto. Quindi nel tempo la del Camut non ha rovinato la cucina. Non ha rovinato. Moderna. E il 3D è un po' come la salsa taina, cose a caso. No, forse la salsa di soia. Giustamente Frank dice per 3D intendete la CGI stile Pixar. Io immagino che adesso poi Filippo ci spiegherà tutto. Filippo ci spiega. Anche perché dobbiamo capire bene pure cosa intendi per come è fatta oggi. Insomma, adesso ci spiega tutto quanto. Scusa, posso modificare l'opinione con la grafica 3D? Perché giustamente c'è chi dice, ma il 3D nel senso la proiezione in 3D? No, Filippo, tu intendi... No, la grafica 3D. In 3D. Se non mi dispiace 3D. Lo modifico e metto la grafica 3D ha rovinato i film d'animazione. Sei d'accordo, Filippo? Ok. Esatto. D'accordissimo. Io intanto metto su dei commenti che mi piacciono. Ok, ancora siamo a metà, non è così schiacciante qui il pronostico, perché tende un pochino verso la difesa addirittura questa sera, ma l'attacco tiene testa, quindi continuate a votare perché appunto potete vincere punti canale con cui non sostanzialmente poi non ci fate un cazzo su questo canale. Quindi era comunque bello vincere, nel senso, però sì, per altre vincere. Volte vincete nella vostra vita? Nella vita, quindi. Ma guarda che è una roba questa cosa che ha portato Filippo, cioè è una di quelle opinioni voglio approfondire. Non se ne può parlare, cioè è una roba. E adesso Mattman dice, ma esempi di cartoni famosi non in 3D, giusto per capire. E adesso un attimo, con calma, adesso facciamo. Poi Mattman, ma quanti anni c'hai? 14, veramente? Mattman 14, cioè fino al 1990, fino al 2000... 1914 Mattman. Ah, ok, allora perché non si li ricorda più, c'è un problema di demenza senile sostanzialmente. Ok, vabbè, il pronostico Giovanni è finito. Credo sia finito, Giacomo mi dovrebbe mandare la foto, vediamo se ha fallito. No, non ha fallito. Allora, il pronostico, guarda che stanno 59-41, cioè contro l'opinione, il 41%. E a difesa dell'opinione, quindi con Filippo il 59%. Allora, Filippo, è il tuo momento.
Filippo, ecco. Filippo, vai, è Filippo. Tosta questa, è veramente tosta. Sì, ma io lo vedo bello però, carico. Vai Filippo. Allora, iniziamo col dire che non dico che il 2D sia migliore del 3D, dico che il 3D, per come è concepito e lavorato oggi, limita le potenzialità del 3D e crea anche dei problemi a noi pubblico spettatori. E, non so se vi è mai capitato di andare al cinema e notare no. che... Pensavo fosse finito. E di notare che il film di animazione che stiamo guardando è sostanzialmente fisicamente identico a quello uscito l'anno prima, nella quasi totalità dei casi. Che intendo? Intendo dire che se noi prendiamo Woody di Toy Story e lo mettiamo dentro Raya o Rapunzel, notiamo che il modo con cui sono trattate le sue superfici, il modo con cui viene illuminato, il modo con cui la luce si riflette sulle superfici, anche la fisica degli oggetti, pensiamo alla chioma di un albero, sono sostanzialmente lo stesso. Ora, se in alcuni casi questo fotorealismo visivo ha perfettamente un senso, anzi è necessario all'interno della narrazione di una storia, poi farò degli esempi, in molti altri casi no. Iniziamo da Toy Story, perché è una pietra miliare. In Toy Story c'era, se ci pensate, l'unico elemento surreale è che i pupazzi, i giocattoli, prendono vita. Però per il resto è una storia assolutamente vera. Andy era un ragazzino come noi, adesso sarà adulto. E quindi il pretesto era quello di farci vedere la realtà che noi viviamo tutti i giorni. E quindi aveva senso sia tecnico che legato alla storia, dal punto di vista visivo, adottare quello stile, quindi uno stile fotorealistico, ha perfettamente senso. Io quando ho visto Toy Story 4 ho detto, ecco, questo è il punto dove volevano arrivare. Ecco, ha senso in Toy Story che ci sia questo fotorealismo, non ha senso in Rapunzel. Facciamo un altro esempio che spesso mi viene portato, che Into the Spider-Verse è meraviglioso. Ecco, anche lì c'è un'altra cosa, lo stesso discorso è stato fatto a livello di presa di coscienza, ovvero io ho una storia che devo raccontare, ho un fine, prendo consapevolezza di cosa? Che non devo scendere a patti con la realtà. Anzi, in questo caso specifico, risalgo fino alle origini del personaggio. Spider-Man era un fumetto. E quindi che cosa faccio? Demando alla motion graphics qualcosa che posso risparmiare al resto del comparto tecnico. Sonoro, meraviglioso, per carità. Ma alla fine il motivo per cui più ha spiccato Into the Spider-Verse, ripeto, è un film meraviglioso sotto tutti gli altri punti di vista, è però l'aspetto visivo, come sono state trattate le texture. Addirittura abbiamo i 20 secondi in cui c'è stato lo scontro finale visivo tra Miles Morales e Kingpin, non mi ricordo mai come si chiama, sbaglio sempre, vabbè, comunque, in cui abbiamo sostanzialmente un cartone in due dimensioni, rosso, nero e viola, adesso non ricordo, problemi di memoria. Quindi il punto qual è? Anche qui c'è stata una presa di coscienza per... finalizzare una storia nella maniera più coerente, e non è stato utilizzato il fotorealismo tanto per moda, ma è stato scelto qualcos'altro per raccontare una storia. Chiudo con un altro esempio, non è 3D, per esempio, non è neanche 2D, è stop motion. Parlo di Anomalisa, non farò spoiler perché è uno dei film meno visti sicuramente in qui chat, però voglio che lo vediate, lo scoprete da molto da bello, da molto molto. Anche bello. Qui c'è un'ulteriore presa di coscienza. L'autore o gli autori, tra l'altro l'autore è lo stesso di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ed essere John Mark, se non Kaufman. Ricordo male, esatto, che cosa fa? Anche di cosa, come si chiama, I'm Thinking of Ending Things, esatto, si rende conto di che cosa, lui vuole mettere in scena tre momenti, ok, adesso ne parlerò anche se non li descrivo nel dettaglio. Si rende conto, apparentemente la storia si potrebbe girare dal vero, ok, se vedete il trailer effettivamente e non capite l'inglese perché non l'hanno girato dal vero con attori, perché era necessario che i personaggi fossero dei pupazzi. E quindi anche in quel caso il fatto che sia stato scelto lo stop motion e l'impianto visivo sia anche dal punto di vista fotografico non solo fotorealistico ma naturalistico, quindi addirittura l'illuminazione in alcuni punti è davvero molto piatta per certi aspetti, ho perso il filo del discorso, sì, era utile a raccontare la storia, c'era bisogno che quei personaggi fossero dei pupazzi. Quindi chiaramente dopo parleremo anche del 2D, del rapporto che il 2D ha avuto con il reale, che cosa intendiamo per reale, quindi il rapporto tra scimmiottamento di pellicola fotografica, che è quello che fa il 3D purtroppo oggigiorno, e invece guardo alla regia, che era quello che avveniva nel 2D. E chiudo con quest'altra cosa, qual è il problema per noi pubblico, perché poi arriviamo qui, no? È il fatto che noi non riusciamo più a distinguere quando il fotorealismo ha un senso e serve alla narrazione. Anzi, proprio non la notiamo più come cosa. Noi guardiamo un film della Leica, che fa film di stop motion,
che per l'80% sono fatti dal vero, e se non sappiamo chi è la Laika, pensiamo che un film fatto in 3D, e quindi non rileviamo quel senso, anche solo puramente estetico, oppure di significato, magari nel senso della stop motion. Ok, è molto chiaro il senso, sì, è molto chiaro. Io vi butto là un altro film, poi usatevelo, secondo me potete usarvelo sia in difesa che all'accusa, Coraline. Vai Mauro. È sempre il sopra. Allora, ok, sono tutte... Allora, io non penso Filippo abbia detto niente di sbagliato, però non ha detto neanche niente che c'entrasse nulla con l'opinione che ha portato, nel senso ha fatto una serie di esempi di film molto belli in cui sono state fatte una serie di scelte stilistiche molto precise che... però non tolgono niente all'utilizzo della grafica tridimensionale come mezzo di espressione, perché è facile, paradossalmente, fare delle scelte forti dal punto di vista registico. È facile, tutti quanti ti diranno che la scelta di fotografica di Smetto Quando Voglio, ad esempio, è un po' cheap, no? Perché il concetto è semplicemente tutto virato al verde e al giallo, e sono tecniche che funzionano, sono robe che ti impattano, però non sono necessariamente l'unico motivo di vanto. Il punto è che 2D e 3D sono due cose diverse, sono due tecniche diverse e sono utilizzate in maniera diversa, e non possono avere gli stessi punti di forza. E quindi sì, è ovvio quello che dici, nel momento in cui ci si muove in un contesto tridimensionale e non bidimensionale, vai a perdere tutta una serie di cose, ovvero per esempio vai a perdere tutta una serie, che ne so, gli sfondi disegnati in una certa maniera o la caratterizzazione dei personaggi, che inevitabilmente sono tutti un po' più simili rispetto a, che ne so, un Hercules contro una sirenetta, in cui per esempio in Hercules c'è un utilizzo incredibile delle greche, no? Ogni volta vedi tutte queste greche in giro e quindi ti riporta a quell'ambiente lì. Ok, questo lo perdi col 3D, però ti guadagni tutta una serie di altre robe che sono, non dico migliori, ma ugualmente importanti. Coco, per andare sul tecnico, Coco ha un utilizzo della macchina a mano, ragazzi, che voi, c'è da sentirsi male. Cioè la maniera in cui la macchina da presa si muove all'interno di quegli ambienti in tridimensione, portandoti insieme a lui, è una roba che non si era mai vista prima. L'utilizzo della fotografia all'interno di Wall-E è una roba da farti esplodere il cervello. La maniera in cui le texture dei personaggi di Inside Out, no? Che loro sono proprio fatti di questa lana, lo vedi? Vedi? Io, ragazzi, l'ho studiato, come cazzo hanno fatto di Inside Out, non vi voglio dire i casini che hanno dovuto fare per fare quell'effetto lì. Ti dà un'impressione del fatto che loro siano fatti di una materia diversa da quella di cui sono fatti tutti gli altri. Oppure, per portare esempi più pratici, se andiamo in Oceania o Moana o come cazzo lo volete chiamare, Vaiana. La sequenza Vaiana si chiama in Vaiana è il nome è Oceania, Vaiana è il suo nome in perché italiano. Lei, per chi non lo sapesse, in originale si chiamava Moana e in Italia si sono resi conto che non potevano fare un film che si chiamava non poteva Moana, essere cercato e quindi su hanno Google. Cambiato il nome. E, stavo dicendo... se vedete tutta la sequenza, Adriano, penso tu lo sappia perché Oceania l'hai visto mille volte. Io lo so a memoria. Esatto. È anche molto bello, a me è piaciuto molto. A me piace tantissimo. La canzone You're Welcome, quella cantata da The Rock, è tranquilla. Bellissima, ed è tutta bidimensionale, ed è fichissima, ed è diversa. E il punto è che non è che non lo puoi fare. Oppure tutta la sequenza col granchio, che fa quegli effetti di luce in quella maniera, li puoi fare solamente col 3D. Quindi qual è il punto? Il punto non è che... è ovvio che le cose che hai citato... le puoi fare solamente con le animazioni specifiche che hai citato tu. Però nel senso è una cosa. Nel senso puoi caratterizzare un film con mille altre scelte stilistiche e il 3D non ti toglie delle possibilità senza aggiungertene altre. Il 3D ti toglie alcune possibilità e te ne dà altre e hai la stessa capacità di distinguere la tua opera da un'altra se lo sai fare bene, così come no, perché, e su questo concludo, posso ugualmente citarti una serie di film animati in due dimensioni che sono tutti quanti uno uguale all'altro. E per esempio tutti quanti i film, non mi ricordo come si chiama l'animatore che ha fatto Anastasia, che sapeva disegnare un solo tipo di faccia da uomo. E infatti tutti i suoi film, i personaggi hanno tutti la stessa faccia. Ci sta, è quella la limitazione di quello, perché hai meno linee e meno maniere per essere caratteristico. Quindi il discorso è... scambi uno per l'altra cosa.
Giovanni. In chat scriverete come si chiama quell'animatore di cui io non ricordo. Sai cos'è? È sempre ovvio che sono due stili diversi. Se in uno c'è una cosa, in un altro c'è un'altra cosa, bla bla bla. È ovvio, metto una pentola sul fuoco, poi si riscalda e bolle. E grazie. Cioè, non è quello il punto. Il punto è, effettivamente, riflettendoci un po' su questa cosa, mi stavo chiedendo, ma perché, per esempio, maestri dell'animazione, dell'animazione, tipo tutti quelli che stanno in Giappone, da quelle parti lì, non la usano la grafica 3D, o comunque la usano poco, perché c'è tutta una serie di robe. No, non sto dicendo che non la usano, sto dicendo che la usano poco. Cioè, se io, per esempio, penso, no, in maniera molto ignorante, penso al primo Toy Story. Il primo Toy Story, cioè, noi ci siamo affezionati perché l'abbiamo visto quando eravamo piccoli. Siamo una generazione che ha visto crescere, no, la grafica 3D da elementi bruttissimi attaccati l'uno con l'altro. E se vediamo adesso il primo Toy Story, effettivamente non è tutta sta meraviglia in animazione, però ci siamo molto legati dal punto di vista della storia. Però poi, se penso a una roba tipo Akira, cioè Akira, non un film d'animazione completamente in 2D, cioè Akira era una roba fuori di testa all'epoca ed è una roba fuori di testa tuttora. Cioè, il 3D è arrivato, probabilmente, come dice Filippo, poi mi dirà se sto sbagliando, è arrivato a un livello che dopo questo ci stanno le fotografie, e quindi ci sta il girato, e quindi ci sta il nuovo Re Leone, che a quanto ho capito non è che sia l'abbiano amato tutti, no? Dopodiché abbiamo proprio la grafica CGI 3D che ricrea realmente le cose. Invece con l'animazione 2D ci possiamo inventare, cioè si possono, io non so disegnare un cazzo, si possono inventare sto mondo e quell'altro, possono andare avanti in maniera diversa, possono raccontare storie diverse e utilizzando degli stili diversi, perché per esempio quello sottocitato, Spider-Man Into the Spider-Verse, non è stato per niente premio Oscar come miglior film d'animazione quell'anno in cui hanno portato una roba nuova, una roba diversa, ha diversi stili di animazione, sempre in 2D quel film, ce n'ha tantissimi diversi. Però, ok. Tutto in 3D, ha detto Mauro. Sì, vabbè, però, ok, però... cioè, è 3D o 2D? È 3D, sì, ragazzi. È 3D. Ok, io da ignorante... È tutto 3D. Per me da ignorante so disegni. Andiamo avanti. Da ignorante, no, io lo vedo e non vedo grafica niente, 3D, che poi è realizzato con tecnica 3D, è un'altra storia, però quelli sono disegni, o sbaglio, Filippo? Correggimi. Il punto è proprio questo, il problema non è il 3D in sé, è l'utilizzo che si fa del 3D. Vabbè, però è non 3D, ti sta adesso, per me cazzata, no, cioè, ti ripeto, non hai detto una cazzata. Non lo so, vai avanti, Giovanni, vai avanti. Quindi il discorso è, ha rovinato, lo sta rovinando i film d'animazione, non sono così esperto, però onestamente vedo la grafica 3D utilizzata da ignorante in maniera molto... A volte ci sono stati spesi un sacco di soldi e quindi abbiamo le robe tipo Coco, a volte ci sono spese 2 lire e quindi abbiamo la roba tipo il cartone animatino del treno, che è una roba inguardabile... ste cose così. Eppure c'è gente che ha tirato fuori delle robe in 2D con delle tecniche particolari molto molto più interessanti e che sopravvivono nel tempo rispetto a quello che già possiamo vedere nei film in 3D. Poi ripeto, sono ignorante di sta roba, mi baso su quello che vedo. Allora, secondo me il punto qui è un altro, nel senso che il 3D non bisogna essere pensato solamente come una mera tecnica di animazione riservata ai film di animazione. L'utilizzo del 3D in Toy Story è stato epocale e viene, mi pare che è Wired che lo vede come uno dei film più rivoluzionari della storia del cinema. Non tanto... Scusate, a proposito di Toy Story, ma oggi è possibile che ho visto un teaser si su hanno presentato Buzz Lightyear? Sì, hanno presentato il teaser su Buzz Lightyear, sì. Vabbè. Tra l'altro doppiato da Capitan America. Sì, è vero, da Chris Evans. Quindi stavo dicendo, l'animazione 3D non ha fatto semplicemente la storia dell'animazione, ma ha fatto la storia del cinema. E su questo mi voglio spiegare meglio. L'utilizzo del 3D, e quindi dell'avanzamento tecnologico, di programmi tecnologici che, come Filippo dice, vogliono simulare un po' la realtà, ha permesso lo sviluppo della CGI che abbiamo oggi. Una CGI fedele, una CGI che permette di vedere persino quanti buchi del culo c'ha Thanos.
queste cose qui sono importanti. Beh, Gianni li ha contati, secondo me. Quanti ne ha, scusami? Quanti ne ha? 38. Di buchi del Va culo. Bene, è molto interessante. Thanos, zio. La cosa, la cosa interessante, quindi, stavo dicendo, è che il 3D non deve essere visto semplicemente come tecnica innovativa per l'animazione, ma deve essere visto proprio come uno strumento che noi abbiamo per rendere il reale ancora più, tra virgolette, magnifico e sorprendente. Se prendete l'acqua in Nemo, per esempio, è una cosa assurda per come viene realizzata, tant'è che quell'utilizzo dell'acqua in Nemo è stato poi ripreso per una serie di film che sono fatti anche nel mondo reale e che quindi riescono ad avere una, per esempio, che ne so, uno di tanti Aquaman, che ne so, che viene ambientato tutto sott'acqua e riutilizzano proprio quegli effetti che erano stati già sperimentati con Nemo. Altra cosa su tutti, per esempio, una cosa che ha detto Mauro molto giusta è la macchina da presa su Coco, su come deve essere utilizzata. Scusate, mi avete distratto, non stavo leggendo anche io i commenti. Quindi confermate che ha detto quanti buchi del culo. Sì, non sì, io pure ho sentito così. Io volevo dire quanti peli. volevo dire quanti peli comunque, vabbè, togliendo questa cosa qui. Peraltro, grandissima citazione di un pezzo pazzesco di Elio e le storie tese, ma andiamo avanti. L'animazione 3D non può rovinare la tecnica di animazione in generale. È come dire che la pellicola, che il digitale ha rovinato i film, perché prima si facevano in pellicola e quindi la pellicola prima era tutta un'altra cosa. Sono due tecniche molto differenti che cercano di arrivare a due cose molto differenti. Tu poi hai citato cartoni. Concludi, Gianni. Sì, concludo. Tu hai detto Rapunzel. Ma scusami, zio, Rapunzel è comunque mondo pseudoreale, cioè io non capisco come può essere, è come dire Cappuccetto Rosso, è mondo pseudoreale. Un film come Coco, per esempio, utilizza che cosa? Un'animazione completamente nuova, una fotografia completamente differente, personaggi che sono scheletri e si gioca con il loro modo di approcciarsi. Stessa cosa può fare Spider-Man, ma la stessa cosa per me, paradossalmente, lo fa Up. Up è pazzesco a livello di animazione, ho finito. Scusate, ho controllato, pardon, gli Spider-Man Into the Spider-Verse parlano principalmente di grafica 2D implementata col 3D, ma non è solo 3D. Vabbè, Giovanni, è 2D perché per alcune lavorazioni hanno dovuto disegnare fotogramma a fotogramma. Ok, allora non ho detto una cazzata 3D, completa, però ho detto una parte. La maggior parte è 3D switchato in 2D. È stato fatto un passaggio ulteriore per renderizzato in 3D e dargli il look di uno in 2D. Esatto. Andiamo avanti. Scusate, era solo per... Allora, io in realtà mi concentro più che altro su quello che ha detto Mauro, perché alla fine lì è il problema, no? Ho sentito spesso parlare 2D, 3D, 2D, 3D, per l'appunto il mio non è un 2D contro il 3D. Ora, Mauro ha detto, è facile fare scelte fotografiche forti. Poi non l'ha più citata come cosa perché forse si è reso conto che a livello anche soltanto tecnico e artistico fare film come Into the Spider-Verse, che hanno anche delle scelte fotografiche forti dal punto di vista dell'animazione, è stato difficilissimo, così come è stato come sono stati difficili fare tanti altri film che hanno sperimentato molto nel 2D, penso alla storia della Principessa Splendente. Però per fare un esempio, ecco, parliamo di questo film, è un film in due dimensioni, che cos'ha di differente rispetto agli altri film? Il fatto che nella scena della fuga meravigliosa della principessa nel bosco, se noi mettiamo in pausa, non capiamo una ceppa. Ora, qual è il punto? Mentre nel 3D sempre e comunque viene calcolato il cosiddetto motion blur, ovvero l'interpolazione che avviene tra il movimento A e il movimento B, simulando il funzionamento di un otturatore, vabbè, roba tecnica, vabbè, e viene calcolato in maniera, e viene calcolato in maniera matematica, per cui se noi mettiamo pausa comunque riusciamo a capire cosa sta avvenendo e simula quello che avviene in pellicola in digitale. Nella storia Principessa Splendente, se noi mettiamo in pausa non capiamo nulla, eppure viene fatto un utilizzo sì concettuale del tratto di matita, che è assolutamente vorticoso e da capogiro, ma nel momento in cui mettiamo play ci rendiamo conto che viene fuori tutta la disperazione di un personaggio che non vuole accettare il proprio destino. Ora, però, il punto qual è? Non è 2D contro 3D. Ora fatemi un attimo riflettere, che vi giuro sono troppo stanco. Ti sei perso? Allora, no, non mi sono perso, è che sono troppo stanco. Allora, pensiamo per esempio
Pensiamo per esempio a quello che mi fa arrabbiare di tutti questi film, ad un paradosso che crea. Noi prima ho citato la Laika, no? E spesso mi capita di far vedere trailer o direttamente film anche a persone che comunque di cinema ne masticano un pochino, però non conoscendo la Laika non si rendono conto che sono film fatti dal vero, cioè 80% dal vero, poi 20% CG perché alcune cose non le possono fare. E hanno preso anche degli Oscar per l'innovamento o innovazione tecnologica, che è una cosa, un'altra cosa che non si sa. Ora, il punto qual è? È che quei film dovrebbero brillare per la loro componente visiva e per il fatto che sono letteralmente pupazzi che prendono vita. Mentre questa cosa non esce fuori, perché purtroppo il 99% di chi va a vedere il film non sa che la Laika fa film in stop motion. Tutti gli altri film in 3D sono fotorealistici, e non è vero, Mauro, mi dispiace, non è vero che trovano stili differenti. C'è un film della Illumination che mediamente a me non piace, per capirci sono la casa francese che ha fatto i Minions, sicuramente avrà una storia imparagonabile con quelle della Pixar, che sono comunque sempre un minimo sensate e sicuramente ben fatte, ma visivamente al 99% delle persone non cambia nulla. Purtroppo non c'è una differenza, non c'è una distinzione, non c'è una ricerca di uno stile che vada oltre delle sottigliezze che magari noi percepiamo anche, ma che per il pubblico non vengono fuori. E l'animazione per definizione che cosa? La creazione di un mondo da zero, cioè sul set noi siamo vincolati dal reale, siamo vincolati da questo motore grafico, che è il motore grafico della realtà. L'animazione invece no, lo deve costruire da zero. E allora va benissimo il fatto che la Pixar, cioè, ha inventato dei motori di render fondamentali, Rendermer, quello che vi pare, e va bene, va benissimo Toy Story, vanno benissimo i film in cui c'è un senso, Wall-E, si parla del futuro, si parla di noi, ci può stare. Il problema è che non c'è un'alternativa, come quando Yotobi si lamentava del film con Wilbush, non c'è un'alternativa, le alternative sono poche. Adesso è uscito Mitchell contro le macchine della Sony, la Sony sembra che abbia accettato questo stile un po' più con della motion graphics dentro, molto figo, e restiamo sempre lì. Per cui tutto ciò che è di nicchia rimane di nicchia, con la sola eccezione della Disney, che riesce a circiar fuori Spider-Man perché è Spider-Man. Ora, quanto tempo mi rimane? 30 secondi. 30 secondi, vai, ce l'ho. Bravo. Sì, sì, vai, vai. Ricordati che è la ringa finale. Ricordati che sì, lo so, con la ringa finale. Cito un'ultima scena, per farvi capire quanto un utilizzo surreale si poteva nel 2D, della luce, si poteva nel 2D, anche quando il 2D comunque guardava il reale. Penso a Cenerentola, quando la matrigna si rende conto che la scena in cui la matrigna si rende conto che Cenerentola era la ragazza della sera prima al ballo. No, e quel film guardava la regia, ok? È montato come se fosse un film al vero, eppure in quel momento calano le ombre, c'è un primo piano sulla matrigna, tutto è buio tranne i suoi occhi vitrei che fluorescenti spaccano l'immagine. Quel film è assolutamente realistico nella regia, ma sfrutta il surreale, sfrutta ciò che può creare dal nulla senza scendere a patti la realtà, per raccontare la storia, e lo fa senza animazioni o esclamazioni particolari. Va, fine, passiamo a dopo. È che non è proprio così, nel senso, dobbiamo fare una distinzione tra il tipo di pubblico, perché se parliamo del tipo di pubblico che non si rende conto della differenza tra le animazioni della Laika in stop motion e le animazioni di Minion e le animazioni della Disney, a quello è la maggior parte del pubblico. Io non penso che se tu metti un bambino davanti, o il bambino, o un generico spettatore generalista davanti alla Sirenetta o a Hercules, si rende conto della differenza tra uno e l'altro, perché quello di cui ti stai parlando sono due cose diverse. Stiamo confondendo l'utilizzo di un... stai prendendo quella che è la differenza tra animazione mainstream e animazione indipendente, che sono ovviamente molto diverse, non per la tecnica che utilizzano, ma per l'intento che hanno, quello di fare qualcosa di diverso che porta il pubblico a farsi una domanda su una cosa diversa, con i mezzi con cui viene raggiunta. Perché il punto non è quello, il punto è che al pubblico non gliene frega niente. E non è la responsabilità del pubblico rendersi conto della differenza, non è la responsabilità del pubblico rendersi conto che sta guardando un film in stop motion, anzi, è quello che te lo assicuro,
E te lo assicuro, vedendo le interviste di quelli della Laika, loro sono contenti che nessuno si accorga che il loro film è fatto in stop motion, perché quello è il loro obiettivo. Loro non vogliono che la gente se ne accorga, loro vogliono che la gente vada al cinema a vedere un film e non gliene frega niente. Ma al di là di questo, il punto è che sentivo, leggevo prima in chat un tot di persone che dicevano il problema è il fotorealismo esagerato, il problema è il fotorealismo ha rotto il cazzo. Ragazzi, però non è così. Nel senso, il fotorealismo che potrebbero raggiungere i film della Pixar è un fotorealismo estremo. Noi le facciamo le cose in CGI, in full CGI, e vengono bene. Se avete visto Love, Death, Robot, ci sono un paio di cortometraggi che sono completamente full CGI e sono perfetti. Praticamente quasi non ti accorgi che sono fatti al computer. Luca è uscito pochi mesi fa ed è fatto con le ultimissime tecnologie. Sì, e fa schifo. Va bene, ok. Storia. Quello è un altro... Però il punto non è quello. Il punto è che non è fotorealistico. È fotoplausibile al massimo. Nel senso, tu lo guardi mi mancava. E immagini un mondo che ha un senso. Ma è evidentemente... Fotoplausibile sì, mi mancava. Qual è il punto? Sì, è sì, che sì. Il tipo di render è bello. È ovviamente incredibilmente avanzato. Però loro non possono... Non sono reali. I loro movimenti non sono reali, le proporzioni dei luoghi, la maniera in cui i materiali reagiscono. Ci sono alcuni materiali che reagiscono nella maniera in cui ti aspetti, ci sono alcuni materiali che non lo fanno. La Vespa è un oggetto animato, composto, scelto e fatto per essere diverso, perché non deve sembrare una Vespa reale, deve sembrare la versione idealizzata che la Vespa ha nella nostra testa. Cioè c'è tantissimo spazio per muoversi e per rendere tutti quanti i film diversi. Scusa, giusto per spiegare meglio, Mauro, ma perché... Dimmi. Leggevo dei commenti, però la piazza è identica a quella vera, non è un concetto di ricostruzione delle ambientazioni, ma della resa visiva. Esatto, non è identica, è il ricordo cartunesco di quella piazza. Quel tre ruote che si vede non è un vero tre ruote, è un tre ruote cartunesco, schiacciato, allungato, che si muove in una maniera allungata. Tra l'altro, tutto questo noi ci stiamo dimenticando dell'animazione. È una delle cose stile, più caratteristiche. Cioè, la maniera in cui i personaggi decidono decidi di far muovere i personaggi, la maniera in cui decidi di animare e creare il movimento. Ripeto, la questione è che avevamo tanti strumenti con l'animazione 2D e ce ne mancavano tanti altri. È arrivata l'animazione 3D e ci ha, come dire, ha uniformato da un lato qualcosa e ha portato invece a differenziarsi su qualcos'altro, ovvero adesso quello che puoi fare dal punto di vista di resa visiva, magari è leggermente più standard, ma quello che puoi fare dal punto di vista registico è completamente diverso, le inquadrature che puoi fare sono completamente diverse. E se a un certo punto c'è stato un piccolo momento in cui l'animazione stava cercando di andare nella direzione dei film, ci si è resi conto, con l'approcciarsi del render tridimensionale a quello che era la realtà, ci si è resi conto che c'era una maniera, c'è una enorme differenza. Il discorso è: noi possiamo fare il Re Leone live action. L'abbiamo fatto. Perché non lo facciamo sempre? Perché la Pixar non fa quella roba lì? Meno male che perché decide scientemente di farlo in un'altra maniera. Perché è animazione, ha un altro stile e può farlo in mille maniere diverse. Può prendere questo slider del realismo e portarlo a Spider-Man Into the Spider-Verse. E vi faccio un ultimo esempio. Avete presente Paper Town, il cortometraggio quello Pixar? Quello fichissimo del coso di carta. Mm-hmm. Quell'animazione 3D con un trattamento per farla sembrare poi disegnato su carta, ma è animazione 3D. L'animazione 3D. Andiamo avanti, Mauro. Che proprio quello. L'animazione 3D può essere qualsiasi cosa, può muoversi in qualsiasi direzione. Il punto è semplicemente che ovviamente valeva per il 2D, come vale per il 3D, come varrà sempre. I prodotti mainstream, bene o male, si assomigliano tutti. Si assomigliavano nell'epoca del 2D, si continuano ad assomigliare nell'epoca del 3D. Quando passeremo al 4D, ti continueranno ad assomigliare, perché la gente vuole rivedere le stesse cose. E i prodotti invece di nicchia hanno tante possibilità di essere diversi oggi quanto ce l'avevano 40 anni fa. Però comunque, prima di andare velocemente a Giovanni, voglio ringraziare tutti quelli che si abbonano, che si continuano ad abbonare. Mi raccomando, continuate a sostenere il canale, abbonatevi sempre e ricordatevi sempre anche che, oltre ad essere abbonati, potete e dovete, secondo me, donare anche per lo Short Movie Live. Trovate tutti i link in chat. Vai Giovanni.
Però mi posso permettere di dire che finora queste sono tutte pippe tecniche per gente tecnica, perché se Paper Town, mi pare che si chiamava, è 3D che poi è stato modificato per sembrare 2D, è una roba tecnica. L'ignorante di turno, eccomi presente, tremendamente ignorante su questa materia, vede una roba 2D e gli piace e basta. Il 3D per l'ignorante tecnico non è Toy Story, è la roba della Pixar, è Shrek. E quello è il problema che dicevo io. Per l'ignorante tecnico è il 99,99% della gente che paga per vedere ste cose o vede ste cose, vede quello che vedo io, che per voi è tecnicamente Spider-Man Into the Spider-Verse, scusate se torno là, è 3D perché tecnicamente l'hanno cacato in 3D, ma sti cazzi, ripeto, è una roba tecnica. L'ignorante vede sempre una roba in 2D, quindi quando si parla, secondo me in generale, della grafica 3D che sta rovinando i film d'animazione, quello che dice Filippo è il fatto che quello che viene percepito da tutti, e non sto parlando solo dei laureati in roba del genere, è percepito come grafica 3D. E in quel caso io, per esempio, da ignorante sempre, in roba 3D vedo principalmente cartoni animati, o comunque film d'animazione dedicati a un certo tipo di pubblico, o che comunque racconta un certo tipo di storie, tipo la Pixar, per esempio. Io è da un bel po' che non vedo più film della Pixar perché mi hanno rotto il cazzo, perché sono tutti uguali. C'hanno tutti il momento divertente, c'hanno tutti il momento dove te fa riflettere, c'hanno tutti il momento dove devi piagne. Sono tutti quanti la stessa cosa e mi hanno rotto i coglioni. Quello che invece mi gusto con molto piacere sono, ritornando da prima, tutta quella roba di anime, tutta quella roba, cioè Death Note per me è una mina e non riesco a immaginarlo in 3D. Cioè, con quello che io da ignorante percepisco come grafica 3D, cioè vedere i poligoni che si muovono, fatti benissimo, un fotorealismo della Madonna, però fatti in quel modo. Cioè, questa roba qua, quello che è la grafica d'animazione in 2D, che se poi è realizzata in 3D ma noi la vediamo in 2D non me ne frega un cazzo, è, per quanto mi riguarda, per questo dicevo che questa opinione fa pensare, per quanto mi riguarda, quel tipo di disegno, quel tipo di movimento, quel tipo di animazione, quello che vedo, lo vedo molto più interessante di un pupazzetto iper fotorealistico che si muove in giro per uno schermo pre-renderizzato iper fotorealistico. Basta, io mi fermo là. Poi tecnicamente non me ne sbatte un cazzo, con tutto il rispetto, cioè non è il mio lavoro, non è il lavoro di tutte quelle persone che vedono quei film, noleggiano quei film e guardano i due film. Poi con questo non voglio dire che la grafica 3D e l'esperimentazione della grafica 3D deve fermarsi, oddio fermiamo questa roba, assolutamente no, cioè quello la cosa più lontana in assoluto, assolutamente no. Però riconosco che i cartoni animati che io percepisco in 3D, cioè i film d'animazione che io percepisco in 3D, li trovo semplicemente poveri rispetto a quello che percepisco in 2D, che molte volte sono delle opere d'arte in movimento. Zauro Mingarelli, mi stai sui coglioni, te l'ho detto con tutto l'affetto. Perché sei il... Ma non era solo lui che te l'ha scritto, vattene a cercare. No, perché sei... Sì, no, ma lui mi sta sui coglioni, allora, ma perché ragazzi, è il modder di Mauro, quindi così a caso. Non è vero, ovviamente, stavo giocando. Ah, ok. Posso dire una cosa? Scusatemi. Quello che hai detto tu, Giovanni, caro... Voglio rispondere apposta, prima a te. Gianni. No, voglio Gianni rispondere, sta... sento che voglio rispondere prima a te. È il turno mio. Perché? Questa è una battuta, cioè. Vabbè. Quello che voglio dire a Giovanni, caro mio, sì, è che tu mi sembra che stai un po' ovviando come si dice, circumnavigando la situazione. Nel senso, io ti voglio far capire una cosa. Quello di cui hai criticato tu, che sono tutti uguali, tu stai criticando la storia. No. Ci sta che ti possa non piacere. Zio, tu hai detto, ci sono i momenti in cui si ride, i momenti in cui si piange e i momenti in cui si fa la vittoria. È la storia, hai detto. Ma questa è una questione di struttura. E vabbè, ci sta che non ti piaccia, ma
questo non influenza il modo di animazione. Allora, quello che voglio far capire io è perché secondo voi viene utilizzato molto di più il 3D rispetto al 2D? Semplicemente perché vende di più. No, non è perché vende di più, perché tu in questa maniera hai la possibilità di sviluppare molte più storie. Perché è semplicemente un tipo di tecnica che ti fa risparmiare molto e che ha anche un tipo di innovazione, non solo per il tuo campo di animazione, anche per gli altri campi, di tutto il cinema e non solo per il cinema, ma per molte altre cose in più, e naturalmente permette di sviluppare più storie. Prima, per realizzare un film della Disney ci volevano 2-3 anni. Adesso, una volta che è pronta la storia, lo puoi realizzare nel giro di un anno. Infatti, più o meno. Prima facciamo capolavori. Grazie all'animazione 3D. No. Cosa? Prima facciamo capolavori. Non interrompere, Dio, ma interrompere Dio, Giovanni. Però scusami. Tu Gianni, stai non cascare nella trappola. No, non casco nella trappola, perché tu stai criticando la storia. Puoi criticarla. Io ti capisco che a te non ti piace Coco, non ti piace Up. Va benissimo, non ti piacciono, ma non ti piacciono per la storia, mica per l'animazione. No. Cioè, se fossero quello. Stati, zio, se fossero Giovanni, stati basta, non capito, però lui dice una cosa che non è quello che ho detto io, scusa. Non commentare, basta. Hai ragione. Se fossero c'è stati, rabbia, eh? C'è rabbia. Sì, se fossero stati rabbia in animazione 2D ti avrebbero fatto comunque schifo, perché la storia è quella. Allora, detto ciò, io vi voglio dire quest'altra cosa. Il 3D è un tipo di tecnica che ha permesso lo sviluppo di tante altre tecniche di cui molto spesso forse voi non vi rendete conto. Prendiamo Shrek. Shrek ha messo in evidenza un mondo fatato e l'ha fatto con lo assurdo. Ha preso un orco tutto verde, particolare, completamente squamato, brutto, e ha preso quel mondo lì e l'ha riscritto e rivisto sotto il punto di vista di un nuovo tipo di animazione. Prendiamo Dragon Trainer. Dragon Trainer ha preso il fantasy e lo ha rimodulato attraverso una nuova tecnica di animazione, dove il drago si vede che non è realistico. Ma loro non volevano fare sdentato realistico, ragazzi. Volevano renderlo proprio come l'hanno voluto rendere, cioè cartunesco, simpatico, in modo tale che tu, quando vedi sdentato, dici, riesci ad empatizzare subito con lui. Il bambino ci empatizza subito perché è bello e divertente da vedere. E poi io voglio dirvi, scusate, un'altra cosa, ma Filippo, hai citato una serie di film sicuramente molto belli, per l'amor di Dio, ma visto che hai citato anche un sacco di film della Disney, ti chiedo per piacere di citarmi dei film della Disney dove ci sta una tecnica di animazione 2D che si scolla completamente al reale, che non vuole essere assolutamente fotorealistica. In 2D della Disney ti chiedo di citarmene qualcuno, perché l'America a me non mi viene in mente. C'è una distinzione. A parte, non so se posso parlare, ma no, c'è una distinzione. Ho finito. Mo puoi andare, vai. Però nella ring fai. Allora, aspetta, lo fai nella ring. Lo dico io, la carica dei 101. Facciamo partire. La carica dei 101. Distingue. Non è realistico. Vabbè. Aspetta. State calmi. Allora, facciamo partire il sondaggio in chat. E ti lascio un minuto, stai calmo, Filippo. Facciamo partire Filippo, il sondaggio in chat. C'è rabbia, C'è rabbia, Filippo. Cioè, mi avete fatto suicidare. Atto alzo. Il sondaggio è partito in chat. Prima di votare, aspettate le ring, perché qua può succedere di tutto. La grafica 3D ha rovinato i film di animazione. Filippo, vai, rispondi per la tua ring. Allora, prima di tutto, io non ho detto che a parte che non era fotorealismo, il 2D guardava alla regia, che è una cosa differente. Infatti, come ho detto prima, i film Disney sono pieni di cambi di illuminazione assolutamente surreali. Poi un conto è la modellazione e l'animazione, che questi grandi autori non toccano perché sono consapevoli delle Uncanny Valley. Infatti io non l'ho mai citata né modellazione né animazione, perché è normale che siano cartuneschi, è giusto, perché se no appunto rischiamo le Uncanny Valley. Io mi concentravo più sull'impatto visivo del mondo e delle superfici. Dragon Trainer, ora non mi ricordo proprio il nome della tecnica, però è stato uno dei primi ad introdurre un certo spazio colore che simulava esattamente il range dinamico di un sensore di... Cioè, insomma, quello che voglio dire è, inizio con la ringa, inizio con qualcosa di più romantico, perché sono stanco e mi voglio tranquillizzare, ok? Allora, rilassati un po', sì, bravo Filippo. Viviamo nel periodo degli algoritmi. Adesso non ti spegnere però. Non mi spegno, è che mi è preso tipo il crollo. Viviamo nel tempo delle intelligenze artificiali, in cui veramente si può realizzare qualsiasi tipo di storia con qualsiasi tecnica. Eppure l'animazione recentemente si è legata allo stile più
banale, trito e ritrito che l'uomo conosca, che è il reale. Ora, l'animazione è dar vita a roba che non può sospirare, non può, è come portare in vecchiaia, da adulti, da vecchi, ok, un'azione che facciamo da piccoli, ok, che è giocare con i pupazzi, dargli vita, riempirgli con l'immaginazione. Non abbiamo nulla, non abbiamo neanche un cartoncino a tinta unita davanti agli occhi, abbiamo soltanto le nostre mani. Ora, il punto è che quando io faccio le mie cose, io sono artista, no? Ho fatto vari progetti, le mie scelte sono soltanto una tra 100.000, ok? È come scegliere, come bucare un foglio di carta per guardare dall'altra parte, non importa dove metto il buco, ok? Cioè se sia fotorealistico o se non sia fotorealistico, l'importante è che io possa mettere il buco dove mi pare e che abbia senso quel mio punto di vista sul mondo. Il fotorealismo va benissimo, io lo adoro, cioè io ho libri, li sto usando per tenere sul monitor, pieni zeppi che studiano come funziona la psicologia della forma, del colore, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto i miei studi e mia professione. Il punto è che però c'è soltanto questo e non c'è nient'altro. E persone come Giovanni, per l'appunto, finiscono a fare il classico contrasto tra 2D, 3D, Death Note, Coco. Ma non è quello il punto. L'animazione era un tempo, e lo dovrebbe essere tuttora, il crogiolo artistico più ricco e variegato di tutti, e oggettivamente si sfoga solo ed esclusivamente nel fotorealismo. E per taciuta evidente natura doveva essere un'evasione dalla realtà, invece ci sono delle pustole gialle che saltano, che hanno la mia stessa pelle, sono illuminate allo stesso modo del mio odiato professore di italiano, vivono il mio stesso mondo, però io non le vedo, e tutto ciò che d'altro potevo immaginare esistesse non c'è, vale solo quello che già sai e non ciò che senti, che brami o non lo so, anche non comprendendolo appieno. Il valore di ambiguità è completamente sparito, tutto fuori fuoco, super nitido, texture meravigliose, bene, ma manca tutto il resto, manca qualcos'altro, un'evasione, e a me la realtà ha un po' rotto il cazzo. Bello, bella ringa finale, mi è piaciuta. Chi la fa dall'altra parte? Come dire, questa... Lo faccio io. Piace molto questa, come dire, questa ringa finale che hai fatto. Però quello che dici invalida completamente il concetto di storia dell'arte. Siamo passati tramite l'espressionismo, il realismo, il puntillismo, quello che vi pare, nel senso, lo sapete, il cubismo, il futurismo, e ogni epoca ha la sua caratteristica. Io non mi sognerei mai di andare davanti al David e dire questa roba non va bene, guarda queste mani, guarda queste vene, sono fatte troppo bene, la scultura dovrebbe essere qualcosa che porta fuori ciò che non... No, è un periodo, e quello che abbiamo adesso nel mondo dell'animazione è un periodo nel quale non è una questione commerciale, non è una mera questione commerciale, perché succede la stessa cosa nella fotografia, nel mondo della fotografia, della cinematografia, ok? Si va verso un estremo naturalismo, è proprio un periodo del cinema, il cinema in questo momento sta andando in un estremo naturalismo. La fotografia di Star Wars era una roba completamente espressionista, colori che arrivavano da una serie di direzioni che non avevano nessun senso che arrivassero. Dune invece è naturalista, il deserto di Dune è il deserto che potrebbe stare sulla Terra, ed è giusto così, è un periodo storico nel quale il naturalismo in tutti i campi artistici la fa da padrone, ok? È solo un lato. Nel senso, non c'entra niente con il 3D, non è una limitazione, è una corrente artistica. Tutto il resto che c'è nell'animazione è più ricco a livello di scelte di regia. Ci sono più movimenti di macchina, ci sono più maniere di comunicare la tua intenzione, ci sono più maniere di rendere il tuo prodotto diverso. Perché che tu ne dica, Shrek e... i prodotti della Illumination sono molto diversi tra di loro, e ad un occhio attento l'animazione della Illumination, l'animazione della Pixar, l'animazione della DreamWorks sono molto diverse. Ad un occhio non attento no, ma ad un occhio non attento non c'era nessuna differenza tra Anastasia e il Re Leone, ed erano due tipi di animazione completamente diversi, due studi di animazione completamente diversi. Ma, e quindi il punto è che non fa testo, la questione rimane quella, cioè chiudi una e la chiudo. Un punto di forza dell'animazione 3D è quella del fotorealismo dal punto di vista delle texture. E va bene. Il mondo però delle anime di Soul
non è un mondo che esiste, non è un mondo che si può immaginare, non è un mondo che avrebbe mai avuto nessun posto in un film non d'animazione, non è un mondo che io posso immaginare da qualche altra parte, è un mondo che può esistere solamente in un film d'animazione, ed esiste tramite il 3D, che rende le texture fichissime, che rende le luci bellissime, ma comunque porta fuori un mondo che altrimenti non potrebbe esistere. Beh, su questo avrei i miei dubbi, ma... Allora, è finito il sondaggio, Adriano, sì, il sondaggio è finito, la grafica 3D ha rovinato il film, siamo 63-37, hanno votato poche persone, hanno votato il film d'animazione. Il 63% ha votato no, il 37% ha votato no. Sì, quindi per la chat non ha rovinato, eccetera, eccetera. Non ha rovinato. Allora, io... È un po' complicato, nel senso, perché allora quando Filippo ha iniziato il suo discorso ho capito subito quindi qual era il senso di quello che stava dicendo e dove voleva andare a parare, cioè nel senso di nel rischio di un po' nella perdita di unicità in quello che può essere un prodotto di animazione. Poi però col passare della live pensavo ai film, ai prodotti in 2D, no? Quelli anche più vecchi. E ho cercato per un sacco di tempo, voi non ne avete parlato quasi per niente della roba un po' più vecchia in 2D, e pensavo, vabbè, ma lì dov'era l'unicità? Cioè io invece mi sono ricordato, mi ricordo tante cose molto simili tra loro, tanto simili tra loro, soprattutto nei prodotti Disney. Quindi, allora poi mi sono anche domandato, vabbè, però dai, il discorso effettivamente... che l'animazione ti dovrebbe dare la possibilità di raccontare cose magari più particolari da fare invece non in animazione, però questo anche col 3D il 3D ti dà la possibilità di farlo, anzi il 3D ti dà la possibilità di realizzare, come diceva poi anche Mauro, con più sfaccettature e più possibilità di raccontare una storia. Quindi all'inizio, guarda, devo dire, all'inizio mi avevi subito colpito e mi avevi acchiappato bene, poi però mi hai un po' perso per strada, purtroppo, e alla fine devo dire che ha prevalso l'accusa, non ce l'ho fatta, non ce la faccio. Quindi per me il 3D non ha rovinato i film di animazione, no? Però sono stato molto in dubbio fino alla fine su questa cosa. Però se vuoi aggiungere qualcosa puoi farlo. Vabbè, il problema è che è un discorso troppo lungo e in realtà anche la Disney ci ha avuto dei cambiamenti tra un film e l'altro giganteschi, soltanto che siamo talmente abituati a vedere 3D e 2D che quei film ci appaiono tutti uguali, ma basta che guardi La carica dei 101 rispetto al film che era uscito subito prima è completamente differente. Cioè i fondali per la prima volta nella storia hanno lo stesso stile dei personaggi animati, mentre prima erano dipinti, cioè proprio un dipinto dipinti, con un disegno con i bordi, cioè completamente diverso. Poi a noi sembra simile perché noi vediamo il 3D, però capisco che è un discorso troppo complicato, infatti mi ero però stai parlando di un film degli anni 60, se guardi il film del Rinascimento Disney, quindi quelli degli anni 90 e infatti ricambia di nuovo, ricambia però di nuovo. Da tutti quelli stiamo parlando di un cambiamento di 30 poi anni, negli anni un cambiamento 90, legato alla tecnologia, se guardi tutti i film fatti negli anni 90 sono uguali. In realtà ci sono stati cambiamenti che sono dettati dal budget, altri casi dalla tecnologia, per cui nel senso il discorso che faccio io non è assolutamente... No, ma in realtà... io sono d'accordo su quello che tu hai detto, cioè il discorso che hai detto all'inizio, se il fotorealismo diventa una chiave narrativa è giusto, e questo io su questo sono stato d'accordo, però poi ho anche pensato che effettivamente in tanti esempi più attuali, tipo appunto Wall-E, tipo Shrek, tipo Coco, non sono veramente tutti così fotorealistici effettivamente, perché poi alla fine se tu li pensi tutti quanti sono tutti quanti ben delineati e caratterizzati e come cartoni. Ecco, forse Soul può essere quello che più mi ricorda qualcosa di che cerca di essere fotorealistico, ma perché lì di fatto la storia è nel mondo reale con personaggi veri. Ma comunque vabbè, la parte vera nel mondo vero sono esseri umani veri, quindi lo capisco che lì si possa cercare un estremo fotorealismo, infatti lì c'è e si vede. In altri, tipo Coco ad esempio, non è così. Vabbè, in realtà, ripeto, l'impianto, il modo di approcciare al render è lo stesso. Luci che creano sfumature, colori assurde, ombre che vengono calcolate in maniera matematica. Quindi anche se Luca magari la parte ha delle scenografie
Cioè, ripeto, il fatto che ci sia una modellazione più cartunesca o che i colori siano più saturi, poi però alla fine il modo di texturizzare, cioè, Maya più o meno è lo stesso, poi ogni azienda ha le proprie versioni software, però di fatto i motori di render quelli sono da Vabbè, è 25 ovvio che anni. da Però questo posso punto di dirti che è lo vista. stesso discorso, le patite sono sempre quelle. Ma Non infatti, è in quello. realtà, sì, io sì, volevo sì, sì. soltanto Ma infatti è portare un'opinione è pericolosa. Ma una infatti è un'opinione provocazione per pericolosa. quello, dai, ma Sì, infatti cioè è volevo un'opinione portare la pericolosa. riflessione perché in realtà sono in pochi che ci pensano, semplicemente questo. Poi in realtà io non ci credo neanche completamente, nel senso mi rendo conto del problema in alcuni casi e quindi volevo portarvela perché sono in pochi a pensare in questi termini al 3D e io vedendolo da dentro, ho voluto portare fuori sta cosa, capito? Beh, molto figo però, molto figo. E, Grazie. senti, ma dove si può vedere qualcosa che hai fatto? Vuoi dare qualche C'è un riferimento, qualche link, link, qualche cosa? Giacomo ha mandato un link di un cortometraggio, se non sbaglio. Facciamolo C'era dire da prima, lui. in giro. Sì, su YouTube trovate giusto qualche video riguardo al cortometraggio o altra roba che ho fatto Lui è tempo fuori di fa. testa come un zio, te lo dico, Adrià. Lui, mo, no, lui c'ha la ca c'aveva la casa piena di set di questo mondo in stop motion. Ma pazzo, tu sei un folle, Ma il zio. corto non si può vedere? Il corto non si può Sì, vedere? sta su YouTube, è Ah, pubblico da ok. ormai Come si da chiama? quasi la formula dell'oro. La formula dell'oro. E quindi è E tutti a poi, vederlo boh. perché siamo curiosi. E poi su Dai. Instagram trovate gli altri lavori, anche se non sono recentissimi. Vabbè, cercate stili, come è scritto qui, e vi esce fuori la mia faccia. Stili Tales. Grazie Fico. Filippo. Grazie Filippo. Grazie a voi Grazie mille. ragazzi. Un abbraccio. Grazie mille.